Hermann Hesse, Siddhartha, il figlio del bramino. All'ombra della casa, nel sole della riva del fiume, presso le barche, all'ombra del bosco di Sal, all'ombra dell'albero di fico, crebbe Siddhartha, il bel figlio del bramino, il giovane falco, insieme al suo amico Govinda, anche lui figlio di bramino. Il sole rendeva brune e lucenti le sue spalle sulla riva del fiume quando prendeva un bagno, quando si dedicava alle sacre abluzioni e ai sacrifici votivi. Già da molto tempo Siddhartha prendeva parte alle conversazioni dei saggi. Si esercitava insieme al suo amico Govinda nell'arte oratoria, nell'esercizio dell'osservazione, nella pratica della concentrazione. Già sapeva pronunciare silenziosamente l'Om, la parola suprema. Sapeva assorbirla in silenzio, in se stesso, nell'atto di ispirare. Sapeva farla uscire da sé silenziosamente nell'atto di espirare, l'anima raccolta, la fronte risplendente della luce di uno spirito radioso. Nella profondità del proprio essere già sapeva riconoscere l'Atman, l'indistruttibile, uno con la totalità del mondo. Il cuore del padre balzava di gioia per quel figlio così amante dello studio, così assetato di conoscenza. In lui vedeva crescere e svilupparsi un grande sapiente e sacerdote, un principe tra i bramini. Il petto di sua madre si gonfiava di felicità quando lo vedeva camminare, quando lo vedeva mettersi seduto e alzarsi, Siddhartha il forte, il bello che procedeva con agile passo e la salutava con garbo perfetto. E amore nasceva nei cuori delle giovani figlie di bramini quando Siddhartha passava per le strade della città, la fronte splendente, lo sguardo da re, i fianchi slanciati. Ma più di tutti lo amava Govinda, l'amico suo, il figlio del bramino. Amava gli occhi di Siddhartha, la sua amabile voce, amava il suo passo e la perfezione dei suoi movimenti. Amava tutto ciò che Siddhartha faceva e diceva e soprattutto amava il suo spirito, i suoi profondi infuocati pensieri, la sua volontà ardente, la sua alta vocazione. Govinda sapeva, lui non diventerà un bramino come tanti, non diventerà un pigro impiegato dei sacrifici e neppure lui, Govinda, voleva diventare così, un bramino come ce ne sono a migliaia. Voleva seguire Siddhartha, l'amato, il magnifico. E se un giorno fosse diventato un dio, lui, Govinda, l'avrebbe seguito come amico, come compagno, come servitore, come scudiero, come la sua ombra. Così tutti amavano Siddhartha, a tutti egli dava gioia, a tutti donava felicità. Lui però, Siddhartha, non dava gioia a se stesso. Passeggiando per i sentieri rosati del giardino dei fichi, seduto all'ombra azzurrina del boschetto della contemplazione, immergendo le membra nel quotidiano bagno di purificazione, celebrando sacrifici nel bosco dei manghi dalle ombre profonde, Siddhartha non sentiva in cuore gioia alcuna. A lui venivano sogni e pensieri inquieti, portati dalle acque veloci del fiume, dallo scintillio delle stelle della notte, dai raggi ardenti del sole. Sogni e inquietudine dell'anima venivano a lui dal fumo dei sacrifici, dai versi del Rig Veda, dagli insegnamenti dei vecchi bramini. Siddhartha aveva cominciato ad alimentare in sé la scontentezza, aveva cominciato a sentire che l'amore di suo padre, l'amore di sua madre e anche l'amore del suo amico, Govinda, non sarebbero bastati per sempre a renderlo felice, a tranquillizzarlo, a saziarlo. Aveva incominciato a intuire che il suo venerando padre e i suoi altri maestri, i saggi bramini, avevano già versato i loro vasi pieni nel suo recipiente in attesa, ma il recipiente non si era riempito, lo spirito non era soddisfatto, l'anima non era tranquilla, il cuore non era placato. Le abluzioni erano un bene, ma erano acqua, non placavano la sete del suo spirito, non scioglievano l'ansia del suo cuore. E
eccellenti erano i sacrifici e le invocazioni agli dei, ma questo era tutto? I sacrifici davano forse la felicità? E chi erano gli dei? È stato veramente Prajapati a creare il mondo? Non era invece l'Atman, lui, l'unico, il solo, il tutto? Gli dei non erano forse immagini create come tu e io, soggette al tempo, passeggeri? Era un gesto sensato e sublime sacrificare agli dei? A chi altro portare venerazione se non a lui, all'unico, all'Atman? E dove si trovava l'Atman? Dove batteva il suo eterno cuore? Dove, se non nel proprio io, nel più intimo di se stessi, nell'indistruttibile che ognuno porta dentro di sé? Ma dove? Dove era questo io intimo e assoluto? Non era né carne né ossa, non era pensiero e neppure coscienza. Questo lo insegnavano i più saggi. Dov'era dunque? Esisteva un'altra via per penetrare fino all'io, fino all'Atman, una via che valesse la pena di cercare? Nessuno però indicava questa via, nessuno la conosceva, neppure il padre, neppure i maestri e i sapienti, neppure i sacri canti intonati offrendo sacrifici. Sapevano tutto i bramini e i loro sacri libri, tutto sapevano, si erano preoccupati di tutto, ma valeva la pena di sapere tutto questo se non si sapeva l'unica cosa che contava, la più importante di tutte? Certo. Molti versi dei sacri libri, specialmente nelle Upanishad di Samaveda, parlavano di questo assoluto, versi splendidi. La tua anima è il mondo intero, stava scritto. E stava scritto anche che nel sonno profondo, l'uomo penetra nel proprio io e si unisce all'Atman. Saggezza meravigliosa era in questi versi, in essi era raccolto in magiche parole tutto il sapere dei più saggi, puro come il miele delle api. No, non era certo di poco conto la meravigliosa conoscenza raccolta e custodita da infinite generazioni di saggi bramini. Ma dove erano i bramini? Dove erano i sacerdoti, i saggi o i penitenti ai quali fosse riuscito non soltanto di essere a conoscenza di questo profondissimo sapere, ma anche di viverlo? Dove era colui che era stato capace di richiamare per magia dal sonno alla vita cosciente l'esperienza dell'Atman, vivendola nei gesti quotidiani, nella parola, nell'azione? Molti venerabili bramini conosceva Siddhartha, suo padre prima di tutti, il puro, il saggio, il venerabile. Ammirevole era suo padre, nobile e calmo nel comportamento, alti e preziosi i pensieri che dimoravano dietro la sua fronte, ma anche lui che sapeva tante cose. Viveva forse nella beatitudine e aveva pace, non era anche lui soltanto un uomo alla ricerca, un assetato? Perché anche lui, l'irreprensibile, doveva ogni giorno purificarsi dai peccati, dedicarsi ogni giorno alle abluzioni? Non dimorava l'Atman in lui, non scaturiva nel suo cuore la fonte originaria? Questa bisognava trovare, scoprire la fonte originaria nell'intimo di se stessi. Di questa bisognava impadronirsi. Tutto il resto era ricerca, era deviazione. Era errore. Questi erano i pensieri di Siddhartha. Questa era la sua sete. Questo il suo tormento. Un giorno, per la città di Siddhartha passarono i Samana, arsi dal sole, circondati di solitudine, macilenti sciacalli nel regno degli umani. Da loro emanava un'aura di silenziosa passione, di distruttivo servizio, di spietata rinuncia a se stessi. A sera, dopo l'ora della contemplazione, così parlò Siddhartha a Govinda. Domattina all'alba, amico mio, Siddhartha andrà dai Samana, diventerà un Samana. A queste parole Govinda impallidì e nel volto immobile dell'amico lesse la decisione. Inarrestabile come la freccia scagliata dall'arco. «Oh, Siddhartha!» esclamò. «Te lo permetterà tuo padre?» Siddhartha alzò lo sguardo come uno che si ridesta. «Domani all'alba comincerò la vita del Samana.» Siddhartha entrò nella stanza dove suo padre sedeva su una stuoia.
Col tuo permesso, padre mio, sono venuto ad annunciarti che desidero abbandonare la casa domani mattina e recarmi fra gli asceti. È mio desiderio diventare un samana. Voglia il cielo che mio padre non si opponga. Tacque il bramino. Tacque così a lungo che, prima che fosse rotto il silenzio, nella piccola finestra le stelle si spostarono. Non si addice a un bramino pronunciare parole colleriche e violente. Ch'io non senta questa preghiera una seconda volta dalla tua bocca. Irritato uscì il padre dalla stanza, cercò il suo giaciglio e si coricò. Poiché il sonno tardava, dopo un'ora si alzò, uscì, guardò attraverso la piccola finestra della stanza e vide Siddhartha in piedi, con le braccia conserte. Non si era mosso. Con l'inquietudine nel cuore il padre tornò al suo giaciglio e tornò di nuovo dopo un'ora, tornò dopo due ore e poi ogni ora e vide il ragazzo in piedi, immobile. E il suo cuore si riempì di collera, il suo cuore si riempì di agitazione, il suo cuore si riempì di esitazione e infine di compassione. Ritornò nell'ultima ora della notte, entrò, vide il ragazzo in piedi e gli parve adulto e quasi estraneo. Siddhartha, che cosa aspetti? Tu lo sai? Le prime luci dell'alba entravano nella stanza, gli occhi di Siddhartha guardavano lontano e il padre si accorse che già ora Siddhartha non abitava più con lui in quella casa. Siddhartha l'aveva già abbandonato. Il padre toccò la spalla di Siddhartha. Andrai nella foresta e sarai un samana. Se nella foresta troverai la beatitudine, ritorna e insegnami la beatitudine. Se troverai la delusione, ritorna e di nuovo sacrificheremo insieme agli dèi. Ora vai, vai a dare un bacio a tua madre e dille dove vai. Tolse la mano dalla spalla del figlio e uscì. Siddhartha lasciò la stanza e andò dalla mamma per fare ciò che suo padre gli aveva detto. Quando alle prime luci dell'alba lasciò la città ancora silenziosa, un'ombra lo seguì. Govinda. Sei venuto, disse Siddhartha e sorrise. Sono venuto, disse Govinda. Presso i Samana. La sera di quello stesso giorno raggiunsero gli asceti, i magri e duri Samana, e si offrirono loro come compagni e seguaci. Furono accolti. Siddhartha donò la sua veste a un povero bramino che incontrò sulla via. Ora indossava soltanto il perizoma e la tunica color terra, senza cuciture. Mangiava una volta al giorno e mai cibi cotti. Digiunò 15 giorni e poi digiunò 28 giorni. La carne sparì dalle sue cosce e le sue guance. Sogni e visioni ardevano nei suoi occhi divenuti più grandi. Lunghe unghie uscivano dalle sue dita rinsecchite. Sul mento spuntava una barba arida e stopposa. Un'unica meta si proponeva Siddhartha: divenire vuoto. Vuoto di sete, vuoto di desideri, vuoto di sogni, vuoto di gioia e di dolore. Morire a se stesso. Non essere più un io. Trovare pace nel cuore svuotato. Rimanere aperto al miracolo nel pensiero spersonalizzato. Questo era il suo scopo. Quando l'io fosse stato superato e fosse morto, quando ogni desiderio e impulso tacesse nel cuore, allora si sarebbe ridestato ciò che di più intimo vi è nell'essere, ciò che non è più io, il grande mistero. Siddhartha sedeva diritto e imparava a economizzare il respiro, imparava a sopravvivere con poco fiato, imparava a sospendere la respirazione, imparava, cominciando dal respiro, a tranquillizzare il battito del suo cuore, a diminuire i battiti del suo cuore finché divenivano rari e quasi inesistenti. Istruito dal più anziano dei Samana,
Siddhartha esercitò la spersonalizzazione, esercitò la concentrazione secondo nuove regole proprie dei Samana. Molte cose apprese Siddhartha dai Samana, molte vie imparò a percorrere per uscire dal proprio io. Percorse la via della spersonalizzazione attraverso la volontaria sofferenza, attraverso il dolore e il superamento del dolore, della fame, della sete, della stanchezza. Percorse la via della spersonalizzazione attraverso la meditazione, attraverso lo svuotamento dei sensi. Queste altre vie imparò a percorrere, mille volte abbandonò il proprio io, per ore e giorni indugiava nel non io e tuttavia, alla fine, ritrovava sempre l'io ed era di nuovo Siddhartha. Accanto a lui Govinda, la sua ombra, percorreva le stesse vie, si sottoponeva alle stesse fatiche. Di rado parlavano tra loro di cose diverse dal culto e dalle pratiche del culto. A volte andavano loro due per i villaggi a mendicare cibo per sé e i loro maestri. Che ne pensi, Govinda? Abbiamo fatto progressi? Abbiamo raggiunto delle mete? Abbiamo imparato. E ancora impareremo. Tu sarai un grande samana, Siddhartha. Così in fretta hai imparato ogni esercizio che spesso i vecchi samana hanno provato meraviglia. Tu sarai un giorno un santo, Siddhartha. Non la penso allo stesso modo, Govinda, amico mio. Quello che finora ho imparato presso i samana avrei potuto impararlo più velocemente e più semplicemente in qualunque bettola malfamata tra i carrettieri e i giocatori di dadi. Siddhartha si prende gioco di me. Come avresti potuto imparare tra quegli sciagurati la concentrazione, la sospensione del respiro, l'insensibilità alla fame e al dolore? A bassa voce, come se parlasse con se stesso, Siddhartha disse: che cos'è la concentrazione? Cos'è l'abbandono del corpo? E il digiuno? Cos'è la sospensione del respiro? È fuga dall'io? È un breve sfuggire alla sofferenza di essere io? Un effimero ottundimento contro il dolore e l'insensatezza della vita? La stessa fuga, lo stesso breve ottundimento lo trova il bovaro all'osteria quando beve alcuni bicchieri di acquavite o di latte di cocco fermentato. Allora non sente più il proprio io, non sente più i dolori della vita e per breve tempo prova stordimento. Sonnecchiando sul suo bicchiere di acquavite, prova le stesse sensazioni che provano Siddhartha e Govinda quando con lunghi esercizi sfuggono al proprio corpo. Così è, Govinda. Nei miei esercizi e nelle mie concentrazioni provo soltanto un breve ottundimento e sono tanto lontano dalla saggezza, dalla soluzione quanto un bambino nel ventre materno. E un'altra volta che Siddhartha e Govinda avevano lasciato il bosco per andare a mendicare, di nuovo Siddhartha prese a parlare. Siamo sulla retta via, o Govinda? Ci avviciniamo alla conoscenza, ci avviciniamo alla soluzione, non ci muoviamo forse in cerchio noi che credevamo di sfuggire alla ruota delle trasformazioni? Che età pensi possa avere il più anziano dei nostri samana, il nostro venerabile maestro? Forse 60 anni. 60 anni è vissuto e non ha raggiunto il nirvana. Potrà vivere fino a 70 anni, 80. E anche noi due, tu ed io, diventeremo vecchi come lui e digiuneremo e mediteremo, ma non raggiungeremo il nirvana né lui né noi. Di tutti i samana che esistono, io credo che nessuno raggiunga il nirvana, o Govinda. Troviamo conforto, troviamo ottundimento, ma l'essenziale, la via delle vie, non la troviamo. Presto, o Govinda, il tuo amico abbandonerà questa via dei samana che per tanto tempo ha percorso con te.
Io soffro la sete e su questa lunga via dei Samana la mia sete non è affatto diminuita. Ho sempre avuto sete di conoscenza, sempre. Sono stato pieno di domande, ho interrogato i Bramini anno dopo anno, ho interrogato i Sacri Veda anno dopo anno. Per lungo tempo ho cercato Govinda e questo ho imparato. Che non si può imparare nulla. Non esiste nella realtà quella cosa che chiamiamo imparare. C'è, amico mio, soltanto un sapere che è ovunque, che è Atman, che è in me e in te e in ogni essere. E così comincio a credere che questo sapere non abbia nessun peggior nemico che il voler sapere, l'imparare. Un giorno, da circa 3 anni, i 2 giovani vivevano presso i Samana e praticavano i loro esercizi. Li raggiunse una notizia, una voce, una leggenda. Era apparso un uomo chiamato Gotama, il sublime, il Buddha, che aveva vinto in se stesso il dolore del mondo e fermato la ruota delle rinascite. Circondato da discepoli, passava per il paese senza nulla possedere, senza patria, senza donna, vestito del mantello giallo dell'asceta, ma con la fronte serena, un beato. E bramini e principi si inchinavano davanti a lui e diventavano i suoi discepoli. Egli possedeva, così dicevano i suoi fedeli, la sapienza suprema. Ricordava le vite passate, aveva raggiunto il nirvana e non sarebbe mai più stato prigioniero della ruota delle reincarnazioni. Dolce risuonava la leggenda del Buddha. Incanto si sprigionava da quelle notizie. Malato era il mondo, dura da sopportare la vita. Ed ecco, qui sembrava sgorgare una fonte. Qui sembrava che risuonasse un messaggio consolatore pieno di nobili promesse. Dappertutto, ovunque, risuonava la fama del Buddha, i giovani ascoltavano con speranza e nostalgia. Anche ai Samana nel bosco, anche a Siddhartha e Govinda era giunta la voce, lentamente, a gocce, ogni goccia densa di speranza, ogni goccia densa di dubbio. Potessimo anche noi, o Siddhartha, così disse una volta Govinda al suo amico, ascoltare la dottrina dalla bocca di quell'uomo perfetto. Forse non si è destato anche in te il desiderio di ascoltare quella dottrina? Non mi hai detto una volta che non avresti percorso ancora per lungo tempo il sentiero dei Samana? Bene hai parlato, Govinda. Esattamente hai ricordato. Devi però anche ricordare le altre cose che hai udito da me, e cioè che io sono divenuto diffidente e stanco di dottrine e insegnamenti e che ho poca fede nelle parole che ci vengono dette dai maestri. Tuttavia, sta bene, mio caro. Sono pronto ad ascoltare quella dottrina, sebbene io creda che ne abbiamo già gustato il frutto migliore. Quello stesso giorno, Siddhartha informò il più anziano dei Samana della decisione di lasciarlo. Gotama. Nella città di Savati tutti, anche i bambini, conoscevano il nome del Buddha, il sublime, e ognuno si preoccupava di riempire la ciotola delle elemosine dei suoi discepoli che mendicavano in silenzio. Quando vi giunsero nel cuore della notte, i 2 Samana, avvezzi alla vita nel bosco, trovarono presto e senza difficoltà un ricovero e riposarono fino al mattino. Al levar del sole videro con stupore quale grande folla di persone, credenti e curiosi, aveva pernottato in quel luogo. Su tutti i sentieri dello splendido boschetto, monaci vestiti dalla tunica gialla passeggiavano, sedevano qua e là sotto gli alberi, immersi nella meditazione o in discorsi spirituali. La maggioranza dei monaci aveva la ciotola delle elemosine per raccogliere nella città vicina cibo per l'unico pasto giornaliero,
quello di mezzogiorno. Anche il Buddha stesso, l'illuminato, usava andare elemosinando ogni mattina. Siddhartha lo vide, lo riconobbe subito come se un dio glielo avesse indicato. Camminava silenziosamente con la ciotola per le elemosine in mano. «Guarda», disse piano Siddhartha a Govinda, «costui è il Buddha». Govinda guardò attentamente il monaco, che non si distingueva in nulla dalle altre centinaia di monaci, ed ecco che anche Govinda si rese conto. È lui. Lo seguirono e lo osservarono. Il Buddha andava per la sua strada umile e immerso nei suoi pensieri. Il suo volto silenzioso non era né allegro né triste. Sembrava sorridere dentro di sé. Con un sorriso nascosto, tranquillo, sereno, non dissimile da un bambino in buona salute, il Buddha camminava, indossava la tonaca e muoveva i piedi esattamente come tutti i suoi monaci, secondo la regola, ma il suo volto, il suo passo, il suo sguardo silenzioso rivolto a terra, la sua tranquilla mano abbandonata sul fianco e anche ognuna delle dita di questa sua mano esprimeva pace, esprimeva perfezione, non aspirava a nulla, respirava dolcemente, in una tranquillità imperitura, in una luce imperitura, in una pace inviolabile. Così camminava Gotama verso la città per elemosinare e i due Samana lo riconobbero soltanto per la perfezione della sua tranquillità, per il silenzio della sua figura in cui non c'era ricerca, volontà, aspirazione, sforzo, ma soltanto luce e pace. «Oggi ascolteremo la dottrina dalla sua bocca», disse Govinda. Siddhartha non diede risposta. Era poco curioso dell'insegnamento, non credeva che gli avrebbe portato qualcosa di nuovo. Al pari di Govinda, ne aveva infatti sentito esporre il contenuto molte volte, sia pure da resoconti di seconda e terza mano, ma guardava con intensità la testa di Gotama, le sue spalle, i piedi, la sua mano tranquillamente abbandonata e gli sembrava che ogni articolazione di ogni dito di quella mano fosse dottrina, parlasse, respirasse, spirasse, risplendesse di verità. Quest'uomo, questo Buddha, era vero e autentico fin nel modo di atteggiare il dito mignolo. Quest'uomo era santo. Mai Siddhartha aveva tanto venerato e amato un uomo come costui. I due seguirono il Buddha fino in città e poi tornarono indietro in silenzio, poiché quel giorno pensavano di astenersi dal cibo. Videro Gotama ritornare, lo videro prendere il suo pasto nella cerchia dei suoi discepoli. Ciò che mangiò non avrebbe saziato un uccellino. E lo videro poi ritirarsi all'ombra degli alberi di mango. La sera però, quando la calura diminuì, nell'accampamento la vita riprese e la gente si riunì. E udirono il Buddha insegnare. Udirono la sua voce. E anche questa era di una perfetta tranquillità, era piena di pace. Gotama insegnò la dottrina del dolore, parlò dell'origine del dolore e del modo di superarlo. Le sue parole scorrevano tranquille e chiare. Dolore era la vita, pieno di dolore era il mondo, ma era stata trovata la redenzione dal dolore. Trovava redenzione chi seguiva la via del Buddha. Il sublime parlava con voce dolce ma ferma, insegnando le quattro vie principali e l'ottuplice sentiero. Con pazienza seguiva l'abituale strada della dottrina, degli esempi, delle ripetizioni, limpida e calma, risuonava la sua voce agli ascoltatori come una luce, come una stella del cielo. Quando il Buddha, si era fatta già notte, concluse il suo discorso, molti pellegrini chiesero di essere accolti nelle comunità, desiderosi di trovare rifugio in quella dottrina, e Gotama li accolse, dicendo loro: «Venite e peregrinate in santità per porre fine ad ogni dolore».
Ed ecco che anche Govinda, il timido, il riservato Govinda, si alzò e disse: «Anch'io voglio trovare rifugio presso il sublime e la sua dottrina». Chiese di essere accolto tra i discepoli e fu accettato. Subito dopo, quando il Buddha si fu ritirato per il riposo notturno, Govinda si rivolse a Siddhartha con parole appassionate. «Siddhartha, non sta a me muoverti dei rimproveri. Entrambi abbiamo udito il sublime, abbiamo appreso la sua dottrina e in essa Govinda ha trovato rifugio. Ma tu, mio venerabile amico, non vuoi anche tu seguire la via della liberazione? Vuoi ancora indugiare? Vuoi ancora attendere?» Siddhartha si destò come da un sogno quando udì le parole di Govinda. A lungo fissò il suo amico in volto, poi disse piano: «Govinda, amico mio, tu hai scelto la tua via. Sei stato sempre il mio amico, sempre mi hai seguito a un passo di distanza. Ecco, ora sei diventato un uomo e scegli da solo la tua strada. Possa tu percorrerla fino alla fine, amico mio. Possa tu trovare la liberazione». In quel momento Govinda comprese che il suo amico l'aveva abbandonato e pianse. Amorevolmente parlò Siddhartha al suo amico: «Non dimenticare, Govinda, che ora appartieni ai Samana del Buddha. Senza rimpianti hai rinunciato a patria, genitori, famiglia, proprietà, agli amici e persino alla tua stessa volontà. Così vuole la dottrina, così vuole il sublime, così hai voluto tu stesso. Domani, o Govinda, io ti lascerò. Sii lieto, Govinda. Ottima è la dottrina del sublime. Come potrei trovarle un difetto?» La mattina presto, un seguace del Buddha, uno dei suoi monaci più anziani, passò per il giardino e chiamò a sé coloro che, come novizi, avevano cercato rifugio nella dottrina, per dar loro la veste gialla e istruirli sui primi insegnamenti e doveri del loro nuovo stato. Allora Govinda si fece forza. Abbracciò ancora una volta l'amico della sua gioventù e si unì alla schiera dei novizi. Siddhartha però passeggiava pensieroso nel boschetto ed ecco che incontrò Gotama, il sublime. Lo salutò e, poiché lo sguardo del Buddha era così pieno di calma e di bontà, il giovane si fece coraggio e chiese al venerabile il permesso di parlargli. In silenzio, con un cenno del capo, il sublime acconsentì. «Ieri, o sublime, mi fu concesso di ascoltare la tua meravigliosa dottrina. Insieme al mio amico venni da lontano per ascoltarla e ora il mio amico resterà con i tuoi, ha trovato rifugio presso di te. Io però continuo il mio pellegrinaggio». «Come tu vuoi», disse il sublime con gentilezza. «Troppo ardite sono le mie parole, non vorrei però lasciare il sublime senza avergli comunicato con sincerità i miei pensieri. Vuole il venerabile darmi ascolto ancora per un momento?» In silenzio il Buddha consentì. Parlò allora Siddhartha: «Una cosa, o venerabile, ho ammirato soprattutto nella tua dottrina. Tutto nella tua dottrina è perfetto, tutto è dimostrato. Tu mostri il mondo come una perfetta catena, mai e in nessun punto interrotta, come una catena eterna fatta di cause ed effetti. Mai ciò è stato visto con tanta chiarezza, mai è stato dimostrato in maniera tanto irrefutabile. Il mondo come un perfetto tutto, senza vuoti, limpido come un cristallo, non dipendente dal caso, non dipendente dagli dèi, se sia buono o cattivo, se in esso la vita sia dolore o gioia, è cosa che può restare in sospeso e forse non è neppure l'essenziale. Ma l'unità del mondo, il rapporto di tutto ciò che avviene, il fluire del grande e del piccolo nella stessa corrente, il loro dipendere dalle stesse cause del divenire e del morire, tutto ciò risplende con chiarezza nella tua dottrina, o perfettissimo.
Ora però questa unità e conseguenzialità di tutte le cose è interrotta in un punto attraverso una piccola frattura. Fluisce in questo mondo dell'unità qualcosa di estraneo, di nuovo, qualcosa che prima non esisteva e che non può essere mostrato né dimostrato. La tua dottrina del superamento del mondo, della redenzione. Con questa piccola frattura, però, l'eterna legge unitaria viene di nuovo spezzata e compromessa. Perdonami se pongo questa obiezione. Gotama aveva ascoltato in silenzio, immobile, quindi parlò con la sua voce gentile e limpida. Tu hai ascoltato la dottrina, o figlio di Bramino, ed è un bene che tu vi abbia riflettuto così profondamente. Hai trovato in essa una frattura, un errore. Possa tu continuare a riflettervi ancora. Lascia però che io ti metta in guardia. Tu che sei avido di sapere, dalla molteplicità delle opinioni e dalle battaglie verbali. Le opinioni non hanno valore, possono essere belle o brutte, intelligenti o folli. Ognuno può aderirvi oppure rifiutarle. La dottrina però che hai udito non è una mia opinione. E il suo scopo non è spiegare il mondo a chi è desideroso di apprendere. Il suo scopo è un altro. La liberazione dal dolore. Questo è ciò che Gotama insegna, null'altro. Non adirarti con me, o sublime, disse il giovane. Non per discutere con te ho osato rivolgerti la parola. Tu hai ragione, le opinioni contano ben poco. Lascia però che io dica ancora questo. Neppure per un attimo ho dubitato di te, neppure per un attimo ho dubitato che tu sei il Buddha, che hai raggiunto la meta suprema alla quale aspirano migliaia di bramini e figli di bramini. Tu hai trovato la liberazione dalla morte. Essa è venuta a te attraverso la tua ricerca, grazie alle strade che hai percorso, è venuta a te attraverso il tuo pensiero, le tue meditazioni, la tua conoscenza, la tua illuminazione. Non ti è venuta attraverso una dottrina. Nessuno, tale è il mio pensiero sublime, troverà mai la liberazione attraverso una dottrina. A nessuno, o venerabile, potrai mai spiegare con le parole che cosa è avvenuto in te nell'ora della tua illuminazione. Molte cose contiene la dottrina del Buddha illuminato, molte cose essa insegna a vivere con rettitudine e a evitare il male, ma una cosa non contiene questa dottrina così limpida, così ammirevole. Non contiene il segreto di ciò che l'illuminato ha sperimentato nella sua persona, lui soltanto fra centinaia di migliaia. Questo è ciò che ho pensato e riconosciuto quando ho udito la tua dottrina. Ed è per questo che io continuo il mio pellegrinaggio, non per cercare una dottrina migliore, poiché so bene che non ce n'è alcuna, ma per lasciare tutte le dottrine e tutti i maestri e raggiungere da solo la mia meta, o morire. Spesso però ricorderò questo giorno, o sublime, e questa ora in cui i miei occhi videro un santo. Con un mezzo sorriso, con immutata e benevola serenità, Gotama guardò negli occhi lo straniero e lo congedò con un gesto appena percettibile. Sei intelligente, Osamana. Sai parlare con intelligenza, amico mio. Guardati però dalla troppa intelligenza. Il Buddha si allontanò e il suo sguardo e il suo mezzo sorriso rimasero per sempre impressi nella memoria di Siddhartha. Ho visto un uomo, pensava Siddhartha, unico, davanti al quale ho dovuto abbassare il mio sguardo. Davanti a nessun altro voglio più abbassare gli occhi, mai più. Nessuna dottrina mi sedurrà più, poiché non mi ha sedotto la dottrina di questo uomo santo. Il Buddha mi ha derubato e mi ha fatto un dono. Mi ha derubato del mio amico, di colui che era la mia ombra e che sarà ora l'ombra di Gotama. Ma mi ha donato
Siddhartha, mi ha donato me stesso. Il risveglio. Quando Siddhartha lasciò il boschetto nel quale rimaneva il Buddha, il perfetto, nel quale rimaneva anche Govinda, sentì che in quel boschetto rimaneva e si separava da lui anche la vita che aveva condotto fino a quel momento. Nel suo cammino Siddhartha rifletteva. Si disse che non era più un ragazzo, ma era diventato un uomo. Si disse che qualcosa l'aveva abbandonato, così come il serpente abbandona la sua vecchia pelle. Si disse che non era più presente in lui una cosa che l'aveva accompagnato per tutta la giovinezza e che gli era appartenuta. Il desiderio di avere dei maestri e di ascoltare i loro insegnamenti. L'ultimo maestro che era apparso sulla sua via, il supremo e il più saggio dei maestri, il Santissimo, il Buddha, anche questo egli aveva abbandonato. Aveva dovuto separarsi da lui. Non aveva potuto accogliere la sua dottrina. Sempre più lentamente Siddhartha camminava pensieroso e si chiedeva: che cosa dunque avresti voluto apprendere da maestri e dottrine, e che cosa loro, che pure ti hanno insegnato tanto, non hanno potuto insegnarti? Ed ecco che trovò. Era l'io, ciò di cui volevo conoscere il significato e l'essenza. Era l'io, ciò di cui volevo liberarmi e che volevo superare. Non potei però superarlo, riuscii soltanto ad ingannarlo, a sfuggirgli. In verità, nessuna cosa al mondo mi ha dato tanti pensieri quanto questo mio io, questo enigma che io vivo, il fatto di essere uno, distinto e separato da tutti gli altri, il fatto di essere Siddhartha. E tuttavia, di nessuna cosa al mondo so così poco come di Siddhartha. Io sono rimasto così estraneo a me stesso perché nel profondo cercavo l'Atman, il divino, l'assoluto, e intanto andavo perduto a me stesso. Siddhartha aprì gli occhi e si guardò intorno. Un sorriso gli illuminò il viso e un profondo sentimento di risveglio come da lunghi sogni lo percorse fino alle dita dei piedi e subito si rimise in cammino correndo veloce, come un uomo che sa che cosa deve fare. Oh, pensava respirando profondamente, adesso non voglio più lasciarmi sfuggire Siddhartha, non voglio più cominciare il mio pensiero e la mia vita con l'Atman e il dolore del mondo. I miei maestri non devono più essere gli Yoga Veda, gli asceti, le dottrine. Io voglio imparare da me stesso, voglio imparare a conoscere me stesso, quel mistero che si chiama Siddhartha. Si guardò intorno come se vedesse il mondo per la prima volta. Era bello il mondo, era pieno di colori, strano e misterioso. Tutto questo giallo, azzurro, fiume, bosco colpiva per la prima volta gli occhi di Siddhartha e non era più il velo di Maya. Non era più insensata e casuale molteplicità di manifestazioni del mondo, disprezzabile agli occhi del bramino che aborre tale molteplicità e cerca solo l'unità. Era da ricercarsi nel giallo, nell'azzurro, nel cielo, nel bosco e in Siddhartha il modo di esprimersi del divino. Il senso e l'essenza non erano da qualche parte, dietro le cose, erano nelle cose stesse, erano nel tutto. Come sono stato sordo e ottuso, pensava Siddhartha camminando rapidamente. Io che volevo leggere il libro del mondo e il libro del mio stesso io, ho disprezzato i segni, chiamavo illusione il mondo delle manifestazioni, ho definito ingannevoli il mio occhio e la mia lingua. No, tutto questo è passato, io mi sono ridestato e nasco oggi per la prima volta.
Mentre formulava questi pensieri, Siddhartha però si fermò come se un serpente fosse apparso sul suo sentiero. Improvvisamente, infatti, gli divenne chiara una cosa. Lui, che adesso era come un risvegliato o un nuovo nato, doveva ricominciare da capo la sua vita. Sulla strada che conduceva a se stesso, gli era parso ovvio e naturale far ritorno dopo il noviziato ascetico alla casa di suo padre, ma ora si rendeva conto anche di questo. Non sono più un asceta, non sono più un bramino. Che vado dunque a fare a casa di mio padre? Studiare? Offrire sacrifici? Praticare la concentrazione? Tutto questo è passato, tutto questo non fa più parte del mio cammino. Siddhartha restò immobile. Per un attimo gli si gelò il cuore. Se lo sentì gelare in petto come un piccolo animale, un uccello o un leprotto, quando si accorse quanto fosse solo. Per anni era stato senza patria e non l'aveva sentito. Ora lo sentiva. Sempre e finora, anche nella più profonda concentrazione, era rimasto il figlio di suo padre, era rimasto bramino, uno di alto ceto, un religioso. Adesso era soltanto Siddhartha il risvegliato e niente altro. Respirò profondamente e per un attimo si sentì gelare. Nessuno era solo come lui. A quale comunità avrebbe appartenuto? Con chi avrebbe condiviso la sua vita? Di chi avrebbe parlato il linguaggio? Da questo momento in cui il mondo era parso svanire intorno a lui, in cui era rimasto solo come una stella in cielo, da questo momento di gelo e sgomento Siddhartha emerse più vigoroso di prima, più sicuro del proprio io. Sentiva che questo era stato l'ultimo brivido del risveglio, l'ultimo spasimo della nascita, e subito riprese il suo cammino rapido e impaziente, non più verso casa, non più verso il padre, non più indietro. Kamala. Ad ogni passo del suo nuovo cammino, Siddhartha imparava qualcosa di nuovo perché il mondo era trasformato e il suo cuore ne era affascinato. Vedeva il sole sorgere sui monti boscosi e tramontare oltre le lontane spiagge popolate di palmizi. Vedeva di notte le stelle prendere il loro posto in cielo e la falce della luna nuotare come una barca nell'azzurro. Vedeva alberi, stelle, animali, nuvole, arcobaleni, rocce, erbe, fiori, ruscelli, fiumi. Vedeva la rugiada brillare sui cespugli al mattino, in lontananza gli alti monti azzurri e bianchi. Gli uccelli cantavano, le api ronzavano, il vento spirava argentino nelle risaie. Tutto questo multiforme e variopinto era sempre esistito. Sempre i fiumi avevano scrosciato e le api ronzato, ma per Siddhartha non era stato altro che un velo ingannevole davanti agli occhi, considerato con diffidenza e destinato ad essere penetrato e annientato dal pensiero, poiché non era la realtà, dal momento che la realtà era al di là delle cose visibili. Adesso però il suo occhio liberato indugiava al di qua, vedeva e riconosceva ciò che era visibile. Cercava la sua patria in questo mondo, non cercava l'essenza, non tendeva all'aldilà. Siddhartha vedeva le scimmie saltare tra gli alti rami del bosco, udiva il loro strepito selvaggio. Vedeva un montone inseguire una pecora e congiungersi con lei. Nella luce calante della sera vedeva un luccio cacciare tra le canne della palude e i pesciolini sciamare impauriti davanti a lui. Tutto ciò era sempre stato e lui non l'aveva visto, non aveva partecipato. Ora sì, vi partecipava, ne faceva parte. Luce e ombra,
attraversavano il suo occhio, stelle e luna gli attraversavano il cuore. Mentre camminava, Siddhartha ricordò la conversazione con il sublime e ciò che gli aveva detto, che il segreto e il tesoro non era lui, il Buddha, ma ciò che di inesprimibile e di non comunicabile egli una volta aveva vissuto nell'ora della sua illuminazione. E questo, appunto, era ciò che ora lui, Siddhartha, cominciava a sperimentare. Di se stesso voleva fare esperienza, poiché già da tempo si era convinto che il suo stesso io era l'Atman della stessa eterna natura di Brahma. Nella notte, mentre dormiva nella capanna di paglia di un barcaiolo sulla riva del fiume, Siddhartha fece un sogno. Davanti a lui c'era Govinda, che gli chiedeva tristemente: «Perché mi hai abbandonato?» Allora lui abbracciava Govinda e, mentre lo stringeva al petto e lo baciava, non era più Govinda, ma una donna. Dall'abito della donna sfuggiva un seno rigonfio e da questo seno Siddhartha beveva e il latte di questo seno aveva un sapore forte. Sapeva di donna e di uomo, di sole e di bosco, di animale e di fiore, di ogni frutto, di ogni piacere. Rendeva ebri e privi di coscienza. Quando Siddhartha si svegliò, il fiume scintillava chiaro attraverso la porta della capanna e nel bosco echeggiava l'oscuro grido di una civetta. Quando si fece giorno, Siddhartha pregò il suo ospite, il barcaiolo, di traghettarlo dall'altra parte del fiume. Il barcaiolo lo fece salire sulla sua zattera di bambù mentre l'ampia distesa d'acqua brillava nella luce rossa del mattino. «Un bel fiume!» disse Siddhartha al suo accompagnatore. «Sì», disse il barcaiolo, «un fiume molto bello e io lo amo sopra ogni cosa. Spesso l'ho ascoltato e sempre ho imparato qualcosa da lui. Molto si può imparare da un fiume». «Ti ringrazio, mio benefattore», disse Siddhartha quando arrivò sull'altra riva. «Non ho nulla per ricambiare la tua ospitalità. Sono un senza patria, un figlio di Bramino e un Samana». «L'ho ben visto», rispose il barcaiolo, «e da te non mi sono atteso alcuna ricompensa. Mi ricompenserai un'altra volta». «Credi?» chiese Siddhartha con allegria. «Certamente. Anche questo l'ho imparato dal fiume. Tutto ritorna. Anche tu, Samana, ritornerai. Ora addio. Possa la tua amicizia essere la mia ricompensa. Ricordati di me quando sacrifichi agli dèi». Sorridendo si separarono. Sorridendo si rallegrò Siddhartha dell'amicizia e della gentilezza di quel barcaiolo. E lo stesso giorno Siddhartha raggiunse prima di sera una grande città e si rallegrò poiché desiderava grandemente trovarsi tra gli uomini. Prima della città, presso un bel boschetto cintato, si imbatté in un gruppo di servitori carichi di ceste. In mezzo a loro, su una lettiga portata da 4 persone, sedeva su guanciali rossi sotto un variopinto parasole una donna, la padrona. Sotto i neri capelli acconciati a torre, vide un volto luminoso, delicato, intelligente, una bocca rossa come un fico appena spezzato, sopracciglia accurate e dipinte ad arco, occhi scuri, vivaci, attenti. Il collo delicato emergeva dalla veste verde e oro. Le mani lunghe e sottili, ornate di anelli d'oro, riposavano tranquille in grembo. Siddhartha vide quanto era bella e rise il suo cuore. Si inchinò profondamente quando la lettiga gli passò accanto e, rialzandosi, vide di nuovo quel bel volto. Lesse per un attimo negli occhi intelligenti e vivaci, respirò un profumo che non conosceva. Sorridendo, accennò un saluto alla bella donna per un attimo e sparì nel boschetto, e dietro di lei i servi. Siddhartha avrebbe voluto entrare subito nel boschetto, ma ricordò con quanto disprezzo e diffidenza i servitori e le ancelle l'avevano guardato.
Sono ancora un samana, pensò, una asceta, un mendicante. Non posso restare così, non posso entrare così nel boschetto. E rise. Alla prima persona che incontrò chiese del boschetto e del nome della donna e venne a sapere che era il giardino di Kamala, la famosa cortigiana che, oltre a quel boschetto, possedeva una casa in città. Allora Siddhartha entrò in città. Ora aveva uno scopo. Proseguendo questo scopo, si lasciò inghiottire dalla città, si confuse con la folla delle strade, si fermò nelle piazze, riposò sui gradini di pietra lungo la riva del fiume. Verso sera fece amicizia con un garzone di barbiere che aveva visto lavorare all'ombra di un portico e la mattina dopo, prima che arrivassero i primi clienti, si fece tagliare da lui la barba, tagliare, pettinare e ungere di balsamo i capelli. Poi andò a prendere un bagno nel fiume. Quando nel tardo pomeriggio la bella Kamala arrivò al suo boschetto, Siddhartha stava all'ingresso, si inchinò e ricevette il saluto della cortigiana. Fece un cenno all'ultimo dei servi del corteo e gli chiese di annunciare alla padrona che un giovane bramino desiderava parlarle. Dopo un poco il servo ritornò, gli disse di seguirlo, lo condusse in silenzio fino a un padiglione dove Kamala riposava su un divano e lo lasciò solo con lei. «Sei tu che già ieri stavi là fuori e mi hai salutata?» chiese Kamala. «Sì, già ieri ti ho vista e salutata. Ma ieri non portavi la barba e i lunghi capelli impolverati?» «Bene, hai osservato, sì. Tu hai visto Siddhartha, il figlio del bramino che ha lasciato la sua patria per diventare un samana e per 3 anni lo è stato. Ora però ho abbandonato quella via e, giunto in questa città, la prima persona che incontrai fosti tu. Per dirti questo sono venuto, oh Kamala. Tu sei la prima donna alla quale Siddhartha non parla con gli occhi bassi. Non voglio mai più abbassare lo sguardo quando incontro una donna bella.» Kamala sorrise e giocherellò col suo ventaglio di penne di pavone. Chiese: «Soltanto per dirmi questo Siddhartha è venuto da me? Per dirti questo e anche per ringraziarti di essere così bella. E se lo vuoi, Kamala, vorrei pregarti di essere mia amica e insegnante, perché non so ancora nulla dell'arte in cui tu sei maestra.» Allora Kamala rise forte. «Mai mi è capitato, amico mio, che un samana del bosco venisse da me per imparare la mia arte. Molti giovani vengono da me, tra loro anche figli di bramini, ma vengono ben vestiti, con scarpe fini, capelli profumati e molto denaro in tasca. Così, oh samana, sono i giovani che vengono a trovarmi.» Parlò Siddhartha. «Già incomincio a imparare da te. Già ho tagliato la barba, pettinato e profumato i capelli. Poco è ancora ciò che mi manca, oh bellissima. Bei vestiti, scarpe eleganti, denaro in tasca. Sappi che Siddhartha si è posto scopi ben più difficili di queste piccolezze e li ha raggiunti. Come potrei non riuscire nello scopo che ieri mi sono proposto, diventare tuo amico e apprendere da te le gioie dell'amore? Imparerò rapidamente, oh Kamala. Ho imparato cose ben più difficili di ciò che tu dovrai insegnarmi. E ora dimmi, non ti basta Siddhartha così com'è, con i capelli profumati, ma senza vestiti, senza scarpe e danaro?» Ridendo, esclamò Kamala: «No, mio caro, non mi basta ancora. Devi avere bei vestiti e belle scarpe e molto denaro in tasca e doni per Kamala. Ora lo sai, samana del bosco. Ne hai preso nota?» «Ben ne ho preso nota», rispose Siddhartha. «Come potrei non prendere nota
di ciò che viene dalla tua bocca. La tua bocca è come un fico appena spezzato. Dunque resta inteso. Siddhartha tornerà quando avrà ciò che gli manca. Vestiti, scarpe, danaro. Ma ora, cara Kamala, dammi un consiglio. Come posso procurarmi al più presto queste tre cose? Amico mio, in molti vorrebbero saperlo. Devi fare ciò che hai imparato e farti dare danaro per questo, e abiti, e scarpe. Che cosa sai fare dunque? Io so pensare, so aspettare, digiunare. Niente altro? Niente. No, so anche comporre versi. Vuoi darmi un bacio per una poesia? Te lo darò, se la tua poesia mi piace. E dopo essersi raccolto per un attimo, Siddhartha declamò questi versi. Nel suo ombroso boschetto entrava la bella Kamala, all'ingresso stava il bruno Samana. Profondamente si inchinò davanti al fiore di loto, sorridendo lo ringraziò Kamala. Più piacevole, pensò il giovane, che sacrificare agli dèi. Più piacevole è sacrificare alla bella Kamala. Kamala batté forte le mani, così che i braccialetti d'oro tintinnarono. Belli sono i tuoi versi, Bruno Samana. E veramente non ci perdo se in cambio ti do un bacio. Lo attirò a sé con gli occhi. Lui avvicinò il viso a quello di lei e posò la bocca sulla sua bocca, che era davvero come un fico appena spezzato. A lungo Kamala lo baciò e, con profondo stupore, Siddhartha sentì come lei lo istruisse, come fosse sapiente e lo attirasse e lo allontanasse, come dietro a quel primo bacio ci fosse una lunga, ben ordinata, ben sperimentata serie di baci, ognuno diverso dall'altro, che lo attendevano. Respirando profondamente rimase fermo, come un bambino stupefatto per la quantità del sapere e delle cose da imparare. «Come sai baciare, Kamala?» balbettò. «Sì, so baciare bene e per questo non mi mancano vestiti, scarpe, gioielli e tutte le più belle cose. Ma che sarà di te? Non sai far altro che pensare, digiunare e poetare?» «Conosco anche le canzoni dei sacrifici», disse Siddhartha, «ma non le voglio più cantare. Ho letto le scritture». «Un momento», lo interruppe Kamala, «sai leggere e anche scrivere?» «Certo, molti sanno farlo». «I più non sanno, e anche io tra questi. Molto bene che tu sappia leggere e scrivere, molto bene». In quel momento venne di corsa un'ancella e sussurrò qualcosa all'orecchio della padrona. «Ho una visita!» esclamò Kamala. «Sparisci in fretta, Siddhartha. Nessuno deve vederti qui. Ricordatelo. Ci rivedremo domani». Senza capire come ciò avvenisse, Siddhartha si vide spinto via dall'ancella per piccoli sentieri condotto in un padiglione del giardino dove gli fu dato un mantello, quindi guidato nel boschetto e invitato con insistenza ad andarsene senza esser visto. Contento, tornò in città, si fermò davanti a una locanda frequentata da viaggiatori, mendicò in silenzio un po' di cibo e ricevette un pezzo di torta di riso. «Forse già domani», pensò, «non avrò più bisogno di mendicare». Improvvisamente lo colse un moto di orgoglio. Non era più un samana. Mendicare non era degno di lui. Gettò la torta di riso a un cane e restò senza cibo. Il giorno dopo si recò alla casa di Kamala. «Sei fortunato», gli gridò lei incontro. «Sei atteso da Kamaswami, il più ricco mercante della città. Se gli piacerai, ti assumerà.
Sì, furbo Bruno Samana. Da altri gli ho fatto parlare di te. Sii gentile con lui, è molto potente, ma non essere umile. Non voglio che tu diventi il suo servo. Tu devi diventare un suo pari, altrimenti non sarò contenta di te. Kamaswami comincia a diventare vecchio e pigro. Se gli piaci, ti affiderà grandi cose. Siddhartha ringraziò e rise. E quando ella seppe che né ieri né oggi aveva mangiato, gli fece portare pane e frutta e lo rifocillò. «Hai avuto fortuna», gli disse. «Davanti a te si apre una porta dopo l'altra. Come fai? Hai un incantesimo?» Rispose Siddhartha. «Ieri ti ho detto che so pensare, aspettare e digiunare. E tu trovasti che ciò non serve a niente. Invece serve a molto, Kamala, lo vedrai. Vedrai che gli sciocchi samana nel bosco imparano molte cose belle e possono fare ciò che voi non sapete fare. Ieri l'altro ero ancora un mendicante cencioso. Già ieri ho baciato Kamala e presto sarò un mercante e avrò denaro e tutte quelle cose alle quali tu dai tanto valore». «È così», ammise lei, «ma come avresti fatto senza di me? Che cosa saresti se Kamala non ti aiutasse?» «Cara Kamala», disse Siddhartha, «quando venni nel tuo boschetto feci il primo passo. Era mio proposito imparare l'amore da questa bella donna. Dal momento in cui mi posi questo scopo, seppi anche che l'avrei raggiunto. Sapevo che mi avresti aiutato, lo sapevo dal tuo primo sguardo all'ingresso del boschetto. E se io non avessi voluto? Ma tu hai voluto. Vedi, Kamala, se tu getti un sasso nell'acqua, questo va a fondo il più rapidamente possibile. Così avviene quando Siddhartha ha uno scopo, una meta. Siddhartha non fa niente. Aspetta, pensa, digiuna. Ma attraversa le cose del mondo come una pietra attraversa l'acqua, senza far nulla, senza muoversi. Viene attirato, si lascia cadere. Il suo stesso scopo lo attira, poiché nella sua anima non c'è nulla che possa contrastare questo scopo. Questo è ciò che Siddhartha ha imparato presso i Samana. È anche ciò che gli stolti chiamano magia, pensando sia opera dei demoni. Non esistono i demoni. Ognuno può fare delle magie. Ognuno può raggiungere le proprie mete se sa pensare, se sa aspettare, se sa digiunare. Kamala lo ascoltava, amava la sua voce, amava lo sguardo dei suoi occhi. «Forse è così come dici», disse piano. «Forse è anche che Siddhartha è un bell'uomo. Il suo sguardo piace alle donne e per questo la fortuna gli viene incontro». Con un bacio Siddhartha prese congedo da lei. «Possa essere così, mia maestra. Possa sempre il mio sguardo piacere. Possa sempre da te venirmi incontro la fortuna». Presso gli uomini bambini. Siddhartha andò dal mercante Kamaswami. Dei servitori lo condussero in una sala piena di tappeti preziosi dove attese il padrone di casa. Entrò Kamaswami, un uomo deciso e duttile, capelli grigi, occhi attenti e intelligenti, bocca avida. Ospite e padron di casa si salutarono con cordialità. «Mi è stato detto che sei un bramino, un saggio, ma che cerchi lavoro presso un mercante. Sei caduto in miseria, bramino, per cercare lavoro?» «No, non sono caduto in miseria e non sono mai stato in miseria. Sappi che vengo dai Samana, presso i quali ho vissuto per lungo tempo. Sono povero, ma lo sono volontariamente, quindi non sono in miseria. Di che cosa vuoi vivere se non possiedi niente? Che cosa sai fare?»
Io so pensare, so aspettare, so digiunare. È tutto? Credo sia tutto. E a che serve? Per esempio, il digiuno a che cosa è utile? È utilissimo, signore. Se un uomo non ha niente da mangiare, digiunare è la cosa migliore che possa fare. Se, per esempio, Siddhartha non avesse imparato a digiunare, oggi dovrebbe assumere qualsiasi impiego da te o da chiunque altro, perché la fame lo costringerebbe. Siddhartha invece può aspettare tranquillo, non conosce impazienza, può lasciarsi a lungo assediare dalla fame e può riderne. A questo, signore, serve il digiuno. Hai ragione, Samana. Aspetta un momento. Kamaswami uscì e ritornò con un rotolo che porse al suo ospite, chiedendo: sai leggere questo? Siddhartha guardò il rotolo su cui era scritto un contratto commerciale e cominciò a leggerne il contenuto. Ottimo, disse Kamaswami. Ora vuoi scrivermi qualcosa su questo foglio? Gli porse un foglio e Siddhartha scrisse e lo restituì. Kamaswami lesse. Scrivere è bene, pensare è meglio, l'intelligenza è bene, la pazienza è meglio. Sai scrivere magnificamente, lo lodò il mercante. Avremo modo di parlare di molte altre cose. Per oggi ti prego di essere mio ospite e di prendere dimora in questa casa. Siddhartha ringraziò e accettò. Ora abitava nella casa del mercante. Kamaswami gli raccontò del suo commercio, gli mostrò merci e magazzino, gli fece vedere i conti. Molte cose nuove imparò a conoscere Siddhartha, ascoltò molto e parlò poco. E ricordando le parole di Kamala, non si sottomise mai al mercante, ma lo costrinse a trattarlo come un suo pari, anzi, meglio di un suo pari. Non molto tempo dopo essere entrato nella casa di Kamaswami, già era divenuto compartecipe del commercio del padrone di casa. Ogni giorno, però, nell'ora indicata, visitava la bella Kamala, elegantemente vestito e calzato, e presto cominciò anche a portarle dei regali. Molte cose gli insegnò la sua bocca rossa, sapiente, molte cose gli insegnò la sua morbida, delicata mano. A lui, che in amore era ancora un ragazzo e perciò portato a precipitarsi ciecamente e insaziabilmente nel piacere come in un abisso, ella insegnò che non si può prendere piacere senza dare piacere e che ogni gesto, ogni carezza, ogni contatto, ogni sguardo, ogni minima posizione del corpo ha il suo segreto, la cui scoperta dà gioia a chi lo conosce. Meravigliose ore trascorse presso la bella e saggia artista e divenne il suo allievo, il suo amante, il suo amico. Il mercante Kamaswami prese l'abitudine di consigliarsi con lui in tutte le occasioni importanti. Presto si accorse che Siddhartha non capiva molto di riso e di lana, di navigazione e di commercio, ma vide che aveva la mano felice che lo superava in calma ed equilibrio nell'arte di saper ascoltare e comprendere gli estranei. Sembrava che gli affari gli fossero indifferenti e in realtà la sua anima non era nel commercio. Ottima cosa erano gli affari perché gli procuravano il denaro per Kamala e presto gliene procurarono più del necessario. Ma per il resto, la curiosità e la partecipazione di Siddhartha erano per gli esseri umani, i cui commerci, attività, preoccupazioni, gioie e follie gli erano stati fino a quel momento lontani come la luna. Ma anche se gli riusciva facile di parlare con tutti, vivere con tutti, imparare da tutti, era tuttavia ben consapevole che c'era qualcosa che lo separava da loro, e questo qualcosa era il suo essere un samana. Così vedeva gli uomini vivere alla maniera di bambini o di animali, e al tempo stesso li amava e li disprezzava. Li vedeva affannarsi, soffrire, invecchiare, litigare e accapigliarsi per cose che a lui sembravano totalmente prive di valore. Denaro, piccoli piaceri, piccoli onori. Li vedeva lagnarsi di dolori dei quali il samana sorride e soffrire per privazioni di cui il samana neppure si accorge. A volte percepiva nel profondo del suo cuore una voce lieve, appena percepibile, che lo ammoniva piano e piano si lamentava.
Allora per un momento si rendeva conto che conduceva una strana vita, che faceva cose che erano soltanto un gioco. Si accorgeva che era contento e che a volte provava addirittura gioia, ma che tuttavia la vita vera gli scorreva accanto e quasi non lo toccava. Sempre tornava però dalla bella Kamala, imparava l'arte di amare, esercitava il culto del piacere in cui, più che in qualunque altra azione, dare e avere diventano una cosa sola. Una volta egli le disse: «Tu sei come me, sei diversa dalla maggior parte delle persone e in te c'è un riparo e una pace in cui tu puoi rifugiarti in ogni momento e sentirti a casa. Anch'io posso farlo. Pochi possiedono questa dote e tuttavia tutti potrebbero averla. La maggior parte degli uomini è come una foglia che cade, che si libra e gira nell'aria e infine finisce a terra. Altri però, pochi, sono come stelle che seguono un corso sicuro, non sono toccate dal vento, hanno la loro legge e il loro cammino in se stessi. Tra i tanti saggi e samana che ho conosciuto, uno era perfetto, mai potrò dimenticarlo, è quel Gotama, il sublime, l'annunciatore di quella dottrina. Migliaia di discepoli ascoltano ogni giorno il suo insegnamento, seguono ogni ora le sue prescrizioni, ma tutti sono foglie che cadono, non hanno in se stessi dottrina e legge». Kamala lo osservava sorridendo. «Di nuovo parli di lui, di nuovo hai i pensieri del Samana». Siddhartha tacque ed essi giocarono il gioco dell'amore, uno dei 30 o 40 diversi giochi che Kamala conosceva. Il suo corpo era flessibile come quello di un giaguaro e come l'arco di un cacciatore. Chi aveva preso da lei l'amore conosceva molti piaceri, molti segreti. A lungo ella giocò con Siddhartha, lo attirò, lo respinse, lo sedusse, lo lasciò, gioì della sua forza finché lui fu vinto e riposò esausto al suo fianco. Si chinò su di lui, lo guardò a lungo in volto, negli occhi divenuti stanchi. «Tu sei il miglior amante che io abbia mai visto, sei più forte degli altri, più flessibile, più tenace. Bene hai imparato la mia arte, Siddhartha. Un giorno, quando sarò più vecchia, vorrò avere un figlio da te. E tuttavia, mio caro, tu sei rimasto un samana. Tu non mi ami. Tu non ami nessuno». Samsara. Gli anni passavano veloci e Siddhartha, immerso nel benessere, quasi non se ne accorgeva. Era diventato ricco. Da tempo possedeva una sua casa e molti servitori e un giardino fuori dalla città, sulle rive del fiume. Siddhartha aveva imparato a commerciare, a esercitare il potere sugli uomini, a divertirsi con le donne. Aveva imparato a indossare bei vestiti, comandare servitori, prendere il bagno in acque profumate. Aveva imparato a cibarsi di cibi delicati e preparati con ogni cura, anche pesce, carne, volatili, spezie e dolciumi, e a bere vino che rende pigri e a volte smemorati. Aveva imparato a giocare a dadi e a scacchi, ad ammirare danzatrici, a farsi portare in comode portantine, a dormire in un letto morbido. Lentamente, tra le sue crescenti ricchezze, Siddhartha aveva fatto suoi certi atteggiamenti degli uomini bambini, aveva preso qualcosa della loro puerilità e della loro ansietà. E tuttavia li invidiava, tanto più li invidiava quanto più diventava simile a loro. Questi uomini erano continuamente innamorati di se stessi, delle loro donne, dei loro figli, dell'onore, del denaro, dei loro progetti, delle speranze. Questo però lui non riusciva ad impararlo, proprio non riusciva ad imparare questa gioia e questa follia infantile. Da loro imparava ciò che essi avevano di sgradevole e che lui stesso disprezzava. Come un velo, come una nebbia sottile, scendeva la stanchezza su Siddhartha lentamente, ma ogni giorno un po' più fitta, ogni mese un po' più densa, ogni anno più pesante.
come un abito nuovo col tempo diventa vecchio, perde i suoi bei colori, si copre di macchie e di pieghe, si consuma ai margini e comincia a mostrarsi sciupato e frusto. Così invecchiava la nuova vita di Siddhartha, iniziata dopo la separazione da Govinda. Perdeva con il trascorrere degli anni colore e splendore, mostrava macchie e pieghe qua e là che già facevano capolino con la delusione e il disgusto. Siddhartha non se ne accorgeva, si accorgeva solo che quella voce chiara e sicura che un tempo aveva parlato dentro di lui e che sempre l'aveva accompagnato ai suoi tempi d'oro, adesso era diventata muta. Ed ecco che una volta un sogno lo ammonì. Kamala teneva in una gabbia d'oro un raro uccellino canoro. Di questo uccellino Siddhartha sognò. Lui, che sempre cantava nell'ora del mattino, era diventato muto. E poiché Siddhartha se ne era accorto, era andato davanti alla gabbia e aveva guardato dentro. Ed ecco che l'uccellino era morto. Giaceva rigido sul fondo. Lo tirò fuori, lo soppesò un attimo nella mano e poi lo gettò via, sulla strada. E in quello stesso momento provò un improvviso terrore e il cuore gli dolse in petto, come se con quell'uccellino morto avesse gettato via da sé tutto il valore e tutto il bene della vita. Destatosi da questo sogno, si sentì pervaso da una profonda tristezza, priva di valore. Così gli sembrava. Priva di valore e di senso era stata la sua vita. Niente di vitale, niente di veramente prezioso o meritevole di essere conservato gli era rimasto nelle mani. Era solo e vuoto, come un naufrago sulla riva. Cupo, Siddhartha si recò nel suo giardino di delizie, chiuse la porta, si sedette sotto un albero di mango, sentì la morte in cuore e l'orrore nel petto, restava seduto e sentiva come stesse morendo dentro, come si appassisse, come se muovesse verso la fine. Gradualmente raccolse i pensieri e ripercorse col pensiero tutta la sua vita, fin dai primi giorni di cui conservava il ricordo. Per lunghi anni si era affannato per diventare un uomo come gli altri, come gli uomini bambini, ma la sua vita era diventata più misera e più povera della loro, perché i loro scopi e i loro affanni non erano i suoi. E tutto questo gioco era stato per lui soltanto una danza, una commedia alla quale si assiste. Solo Kamala gli era stata davvero cara, preziosa. Ma lo era ancora? Aveva ancora bisogno di lei e lei di lui? Non continuavano forse a giocare un gioco senza fine? Valeva la pena di vivere per questo? No. Non ne valeva la pena. Questo gioco si chiamava Samsara, un gioco da bambini, un gioco forse bello da giocare una volta, due volte, 10, ma sempre e sempre di nuovo. Allora Siddhartha seppe che quel gioco era finito, che lui non poteva più giocarlo. Un brivido gli percorse tutto il corpo. Dentro di lui lo sentiva. Qualcosa era morto. Tutto quel giorno rimase sotto l'albero di mango, pensando a suo padre, pensando a Govinda, pensando a Gotama. Aveva dovuto lasciarli per diventare un Kama Swami? Era ancora seduto quando scese la notte. Quando vide brillare le stelle, si alzò, prese congedo dall'albero di mango, dal giardino di delizie, e poiché era rimasto tutto il giorno senza cibo e si sentiva affamato, pensò alla sua casa in città, al suo comodo letto, alla sua tavola carica di cibi. Sorrise stanco, si scosse e prese congedo anche da queste cose. In quella stessa ora Siddhartha lasciò il giardino, lasciò la città e non ritornò più. A lungo Kamaswami lo fece cercare, credendo che fosse caduto nelle mani dei briganti. Kamala no. Non lo fece cercare. Quando seppe che Siddhartha era scomparso, non se ne stupì.
Non se l'era sempre aspettato? Non era egli un samana, un senza patria, un pellegrino? Soprattutto l'aveva sentito durante il loro ultimo incontro. Eppur nel dolore della perdita si rallegrò di averlo saputo attrarre ancora una volta così vicino al suo cuore, di averlo ancora una volta sentito così pienamente suo e di essersi sentita così interamente da lui posseduta. Quando seppe della scomparsa di Siddhartha, andò alla finestra dove, in una gabbia d'oro, teneva prigioniero un raro uccello canterino. Aprì la porticina della gabbia e lo lasciò volar via. A lungo lo seguì con lo sguardo e da quel giorno non ricevette più visite e tenne chiusa la sua casa. Dopo qualche tempo si accorse che dal suo ultimo convegno con Siddhartha era rimasta incinta. Sul fiume. Siddhartha errò nel bosco, già lontano dalla città. Sapeva soltanto che non poteva tornare indietro, che la vita che aveva condotto per tanti anni era finita, assaporata fino al disgusto. Morto era l'uccellino del quale aveva sognato, morto nel suo cuore. Con ardore desiderava di non sapere più nulla, di trovar pace, di essere morto. Fosse venuto un fulmine a colpirlo, una tigre a divorarlo, ci fosse stato un vino, un veleno capace di portargli oblio e sonno senza risveglio. Siddhartha arrivò al grande fiume che attraversava il bosco. Quello stesso fiume sul quale un tempo, quando era giovane e veniva dalla città di Gotama, l'aveva traghettato un barcaiolo. Si fermò e rimase esitante sulla riva. Stanchezza e fame l'avevano indebolito. E del resto, a che scopo continuare? Dove e verso quale meta? Sulla riva del fiume c'era un albero inclinato, un albero di cocco. Siddhartha si appoggiò al suo tronco e guardò l'acqua verde che scorreva sotto di lui, provando il desiderio di lasciarsi andare e di sparire in quell'acqua. Con gli occhi sbarrati, vide riflesso il proprio viso. E ci sputò sopra. Con profonda stanchezza si staccò dall'albero, si girò un poco per lasciarsi cadere nell'acqua e andare finalmente a fondo. Ma ecco che da infinite lontananze dell'anima echeggiò un suono. Era una parola, una sillaba che pronunciò automaticamente con voce cantilenante. L'antica parola di inizio e di conclusione di tutte le preghiere dei bramini, il sacro Om, che significa perfezione, completezza. E nell'istante in cui il suono Om raggiunse l'orecchio di Siddhartha, improvvisamente si ridestò il suo spirito addormentato e riconobbe la follia del suo gesto. Siddhartha inorridì fin nel profondo. Ciò che non avevano potuto ottenere tutti i tormenti e la disperazione degli ultimi tempi, l'ottenne l'attimo in cui l'Om penetrò nella sua coscienza. Egli riconobbe se stesso nella sua miseria e nel suo errore. Om, diceva a se stesso, Om. E seppe di Brahma, seppe dell'indistruttibilità della vita, seppe di nuovo del divino che aveva dimenticato. Siddhartha cadde ai piedi dell'albero di cocco, pose il capo tra le radici dell'albero e cadde in un sonno profondo. Quando dopo molte ore si svegliò, udì il leggero fluire dell'acqua e non sapeva dove fosse e chi l'avesse portato lì. Aprì gli occhi, vide con stupore cielo e alberi sopra di lui e ricordò dove fosse e come vi fosse arrivato. Pronunciò piano, dentro di sé la parola Om, sulla quale si era addormentato, e gli sembrò che il suo lungo sonno non fosse stato altro che una continua recitazione dell'Om.
un'ininterrotta meditazione sull'OM, una totale immersione nell'OM, il senza nome, il perfetto. Che sonno meraviglioso era stato! Mai un sonno l'aveva tanto riposato, tanto ringiovanito. Forse era veramente morto ed era rinato in una nuova forma. Ma no, si riconosceva la sua mano, i suoi piedi, il luogo in cui giaceva, riconosceva il suo io, questo Siddhartha, l'ostinato, lo strano. Ma questo Siddhartha era trasformato, rinnovato, si era svegliato e adesso era meravigliosamente desto, lieto, curioso. Siddhartha si alzò e vide un uomo seduto di fronte a lui, uno straniero, vestito della veste gialla e col capo rasato nella posizione della meditazione. Lo guardò e ben presto riconobbe in quel monaco Govinda, l'amico della sua giovinezza. Govinda che aveva trovato rifugio nel sublime Buddha. Govinda era invecchiato, ma il suo volto parlava ancora di zelo, di fedeltà, di ricerca, di premura. Quando però Govinda, sentendo il suo sguardo, aprì gli occhi e lo guardò, Siddhartha si accorse che Govinda non l'aveva riconosciuto. «Io ho dormito», disse Siddhartha. «Ma tu, come sei arrivato fin qua?» rispose Govinda. «Non è bene dormire in posti simili dove spesso passano serpenti e belve della foresta. Io, oh Signore, sono un discepolo del sublime Gotama e insieme a un gruppo dei nostri passavo per questa via quando ti vidi qui, addormentato. Cercai di svegliarti, ma poiché vidi che il tuo sonno era molto profondo, lasciai i miei compagni e mi sedetti accanto a te. Ma poi, a quanto sembra, anche io mi sono addormentato, io che volevo vegliare il tuo sonno. Male ho eseguito il mio compito, la stanchezza mi ha vinto, ma ora che sei sveglio, lasciami andare e raggiungere i miei fratelli. Ti ringrazio, Samana, per aver protetto il mio sonno, disse Siddhartha. Siete cortesi voi, discepoli del sublime. Ora puoi andare. Vado, Signore. Possa tu sempre star bene. Stai bene, Govinda. Il monaco si fermò. Come conosci il mio nome, Signore? Siddhartha sorrise. Ti conosco, Govinda, da quando vivevi nella casa di tuo padre e dalla scuola dei Bramini e da quella dei Samana e da quando prendesti rifugio nel sublime. Tu sei Siddhartha. Ora ti riconosco e non capisco come mai non ti abbia riconosciuto prima, subito. Sì, benvenuto, Siddhartha. Grande è la mia gioia di rivederti. Anche io sono lieto di rivederti. Tu sei stato il custode del mio sonno e ancora te ne ringrazio. Dove vai, amico? Da nessuna parte vado. Sempre noi monaci andiamo da un luogo all'altro, viviamo secondo la regola, annunciamo la dottrina, elemosiniamo, continuiamo il cammino. Sempre così. Ma tu, Siddhartha, dove vai? Disse Siddhartha, anche io faccio quello che fai tu. Non vado da nessuna parte, sono soltanto in cammino, in pellegrinaggio. Perdona, ma pochi vanno pellegrinando con simili abiti. In tanti anni che vado pellegrinando, mai ho incontrato un simile pellegrino. Ti credo, mio Govinda. Io indosso le vesti di un ricco perché sono stato ricco. E adesso, Siddhartha, che cosa sei? Non lo so. Sono in cammino. Sono stato ricco e adesso non lo sono più. Quello che sarò domani non lo so. Veloce gira la ruota delle manifestazioni. Dov'è il bramino Siddhartha? E il samana Siddhartha? Dov'è il ricco Siddhartha? Velocemente muta ciò che è mortale, Govinda, tu lo sai. Govinda guardò a lungo l'amico della sua giovinezza col dubbio negli occhi, poi lo salutò come si salutano le persone di riguardo e proseguì il suo cammino. Sorridendo, Siddhartha lo seguì con lo sguardo. Amava sempre questo amico timido e fedele. Il sonno gli aveva ridonato le forze, ma lo tormentava la fame, poiché da 2 giorni non mangiava e passato era il tempo in cui aveva saputo resistere alla fame. Strana era stata la sua vita.
Guardò il fiume che scorreva allegramente. Era questo il fiume nel quale aveva voluto annegare una volta 100 anni prima, o era stato tutto un sogno? Meravigliosa era stata in realtà la sua vita, meravigliose vie aveva seguito. Sentiva la gioia gonfiargli il petto. «Da dove ti viene questa gioia?» chiedeva Siddhartha al suo cuore. «Viene forse da quel lungo buon sonno che mi ha appena fatto tanto bene? O dalla parola Om, Om che ho pronunciato? O dal fatto che sono riuscito a fuggire, che mi sento come un bambino sotto il cielo? Com'è bello essere di nuovo libero! Com'è pura e bella qui l'aria! Com'è bello respirare! Là, nel luogo da cui sono fuggito, tutto odorava di balsami, spezie, vino, abbondanza, pigrizia. Come ho odiato me stesso per essere rimasto tanto a lungo in quell'orribile mondo, per essermi avvelenato, tormentato, per essere diventato vecchio e cattivo. Ed è bene che dopo tanti anni di follia io abbia avuto ancora una buona idea: sentire l'usignolo cantarmi di nuovo in petto e seguirlo. Ebbene, pensava, provare di persona tutto quello che è necessario sapere. A lungo rifletté sulla sua trasformazione ascoltando l'usignolo che cantava con gioia. Siddhartha era morto. Dal sonno si era destato un nuovo Siddhartha. Anche questo nuovo Siddhartha sarebbe diventato vecchio, avrebbe dovuto morire. Oggi però era giovane, era un bambino e pieno di gioia. Questi pensieri meditava dentro di sé, ascoltando allegramente il proprio stomaco, ascoltando con riconoscenza il ronzio di un'ape. Allegramente guardò il fiume che scorreva. Mai un'acqua gli era piaciuta come questa. Mai aveva percepito con tanta forza e chiarezza la voce e il significato dell'acqua che scorre. Gli pareva che il fiume avesse qualcosa di speciale da dirgli, qualcosa che lui ancora non sapeva, qualcosa che aspettava proprio lui. In questo fiume aveva voluto annegare Siddhartha. Nel fiume era annegato il vecchio, stanco, disperato Siddhartha. Il nuovo Siddhartha sentiva un profondo amore per quest'acqua che scorreva e decise dentro di sé di non lasciarla tanto presto. Il barcaiolo. Sulla riva di questo fiume voglio restare, pensava Siddhartha. È lo stesso sul quale passai quando mi recavo dagli uomini bambini. Un cordiale barcaiolo mi traghettò. Voglio andare da lui. Dalla sua capanna ebbe inizio il mio cammino verso una nuova vita che ora è invecchiata, morta. Possa anche il mio cammino di oggi, la mia nuova vita che comincia, trovare lì il suo inizio. Guardò l'acqua che scorreva, quel verde trasparente. Perle leggere salivano dal profondo, tranquille bolle d'aria nuotavano sulla superficie, riflettendo l'azzurro del cielo. Come amava quest'acqua, come le era grato. Sentiva parlare in cuore quella voce che si era di nuovo destata e che gli diceva: «Ama quest'acqua, resta presso di lei, impara da lei». Oh sì, voleva imparare da lei, voleva appartenerle. Siddhartha si alzò e il morso della fame stava diventando insopportabile. Si mise in cammino prestando orecchio al frusciare della corrente del fiume e al brontolio del suo stomaco. Raggiunse la barca e su di essa stava lo stesso barcaiolo che un giorno aveva traghettato il giovane Samana. Siddhartha lo riconobbe. Anche lui era invecchiato. «Vuoi traghettarmi?» chiese. Il barcaiolo, stupito che un signore così elegante fosse solo e si muovesse a piedi, lo fece salire sulla barca e salpò. «Una bella vita ti sei scelto», disse l'ospite. «Deve essere bello vivere ogni giorno vicino a quest'acqua e navigarci sopra». Il rematore sorrise. «È bella, signore, è come tu dici. Ma non è bella ogni vita, non è bello ogni lavoro. Certamente è così. Io però invidio il tuo». «Oh, ti verrebbe presto a noia.
Non è cosa per gente vestita come te. Siddhartha rise. Già una volta oggi sono stato considerato con diffidenza a causa dei miei vestiti. Non vorresti tu, barcaiolo, prenderti questi abiti che mi hanno stancato, perché devi sapere che non ho denaro per pagarti. Il signore scherza, rise il barcaiolo. Non scherzo, amico mio. Già una volta mi hai traghettato con la tua barca. Fallo anche oggi e prendi in cambio i miei vestiti. E il signore vorrebbe continuare il viaggio senza vestiti? Preferirei non continuarlo affatto, questo viaggio. La cosa che vorrei, barcaiolo, sarebbe che tu mi dessi un vecchio grembiule e mi tenessi qui con te come aiutante, anzi, come apprendista, perché prima di tutto dovrei imparare a governarla una barca. A lungo lo guardò il barcaiolo, con attenzione. Adesso ti riconosco. Una volta hai dormito nella mia capanna, molto tempo fa. Più di 20 anni devono essere passati, e poi ti ho portato sull'altra sponda e ci congedammo da buoni amici. Non eri un samana? Non ricordo più il tuo nome. Mi chiamo Siddhartha ed ero un samana quando mi vedesti. Sii benvenuto, Siddhartha. Io mi chiamo Vasudeva. Anche oggi, spero, sarai mio ospite e dormirai nella mia capanna e mi racconterai da dove vieni e perché i tuoi bei vestiti ti sono venuti tanto a noia. Con riconoscenza, Siddhartha accettò l'invito. Quando arrivarono a riva, aiutò a legare la barca, poi il barcaiolo l'invitò a entrare nella capanna, gli offrì pane e acqua e Siddhartha mangiò con gusto. Con gusto mangiò anche i frutti del mango che Vasudeva gli offriva. Al tramonto sedettero su un tronco d'albero in riva al fiume e Siddhartha raccontò al barcaiolo la sua nascita e la sua vita. Fino a tarda notte durò il suo racconto. Vasudeva ascoltò con grande attenzione. Tra le sue virtù questa era la più grande: saper ascoltare, tranquillo, aperto, senza lode né biasimo, senza impazienza. Quando Siddhartha raccontò dell'albero sulla riva del fiume, della sua disperazione, del sacro Om, e di come dopo quel suo sonno avesse provato un tale amore per il fiume, il barcaiolo ascoltò con raddoppiata attenzione, ad occhi chiusi. Poi, dopo un lungo silenzio, Vasudeva parlò. «È come pensavo. Il fiume ti ha parlato. Anche a te, amico». Anche a te parla. Questo è bene, molto bene. Resta con me, Siddhartha, amico mio. Una volta avevo una moglie, il suo giaciglio è ancora accanto al mio, ma è morta da tanto tempo. Da tanto tempo vivo solo. Vivi tu con me. C'è spazio e cibo per tutti e due. Ti ringrazio, disse Siddhartha, e accetto. E ti ringrazio anche di avermi ascoltato così bene. Rari sono gli uomini che sanno ascoltare e mai ne ho incontrato uno che sappia farlo come te. Anche in questo dovrò imparare da te. Ad ascoltare mi ha insegnato il fiume e anche tu imparerai da lui. Siddhartha rimase presso il barcaiolo e imparò a governare la barca e quando non c'era nessuno da traghettare lavorava con Vasudeva nella risaia. Andava a cercare la legna, raccoglieva le banane. Imparò a costruire un remo, a riparare la barca, a intrecciare ceste ed era contento di tutto ciò che imparava. E i giorni e i mesi volavano via veloci. Ma più di Vasudeva gli insegnava il fiume. Soprattutto imparava ad ascoltare con cuore silenzioso, con l'animo aperto, senza passione né desideri, senza giudizio né opinione. Serenamente viveva accanto a Vasudeva e qualche volta scambiavano tra loro qualche parola, poche e a lungo meditate. Una volta che nella stagione delle piogge il fiume si era gonfiato e correva fragoroso, Siddhartha disse: «Non è vero, amico mio, che il fiume ha molte, moltissime voci. Non ha la voce di un re, di un guerriero, di un toro, di un uccello notturno, di una partoriente o di una persona che piange e mille, mille altre voci». «È così», annuì Vasudeva. Nella sua voce ci sono le voci di tutte le creature. E Siddhartha continuò.
Sai quale parola pronuncia quando riesci a sentire contemporaneamente le sue 10.000 voci? Il volto di Vasudeva rise felice, si chinò verso Siddhartha e gli sussurrò nell'orecchio il sacro Om. E questo appunto era ciò che anche Siddhartha aveva udito. Di giorno in giorno il suo sorriso diventava sempre più simile a quello del barcaiolo, quasi altrettanto radioso e pervaso di felicità, altrettanto risplendente di mille rughe, altrettanto infantile e al tempo stesso antichissimo. Gli anni passavano e nessuno li contava. Ed ecco che una volta vennero in pellegrinaggio dei monaci, seguaci di Gotama, il Buddha, che chiesero di essere traghettati. Da loro i barcaioli seppero che stavano tornando in tutta fretta dal loro grande maestro, perché si era diffusa la voce che il sublime stava andando incontro alla sua ultima morte terrena e avrebbe raggiunto la liberazione. Poco tempo dopo arrivò un altro gruppo di monaci e poi un altro, e sia i monaci che gli altri viaggiatori non parlavano d'altro che di Gotama e della sua ormai prossima morte. In uno di quei giorni in cui tante persone andavano in pellegrinaggio dal Buddha morente, si mise in cammino verso di lui anche Kamala, un tempo la più bella di tutte le cortigiane. Da tanto ormai aveva interrotto la vita di un tempo. Aveva regalato il suo giardino ai monaci di Gotama, aveva trovato un rifugio nella dottrina e faceva parte delle amiche e benefattrici dei pellegrini. Insieme al fanciullo Siddhartha, suo figlio, alla notizia della prossima morte di Gotama si era messa in cammino, semplicemente vestita, a piedi. Col suo figlioletto era giunta sino al fiume. Il bambino però si era presto stancato, voleva tornare a casa e riposarsi, voleva mangiare, era divenuto triste e piagnucoloso. Lui non capiva perché avesse dovuto intraprendere con sua madre questo faticoso e triste pellegrinaggio verso un luogo sconosciuto per vedere un uomo che non conosceva, che era santo e stava per morire. Morisse pure, che importava a lui? I pellegrini non erano più molto lontani dal traghetto di Vasudeva quando il piccolo Siddhartha costrinse ancora una volta sua madre a fermarsi. Anche lei, Kamala, era stanca e mentre il ragazzo si accoccolava presso un banano lei si sdraiò per terra, chiuse un poco gli occhi e si riposò. Improvvisamente però emise un grido. Il ragazzo la guardò spaventato e vide il volto della madre pallido di terrore. Dai suoi abiti stava uscendo un piccolo serpente nero dal quale era stata morsa. Subito tutti e due corsero sul sentiero per raggiungere qualche persona e arrivarono nelle vicinanze del traghetto. Lì però Kamala si lasciò cadere al suolo e non fu più in grado di proseguire. Il ragazzo cominciò a gridare e intanto abbracciava e baciava sua madre e anche lei chiamava aiuto, finché le loro voci raggiunsero l'orecchio di Vasudeva che si trovava proprio presso il traghetto. Subito accorse, prese la donna tra le braccia, la portò sulla barca e presto furono alla capanna dove Siddhartha stava accendendo il fuoco. Guardò e vide per primo il volto del ragazzo che colpì meravigliosamente la sua memoria, gli riportò alla mente cose dimenticate, poi vide Kamala. La riconobbe subito, benché fosse priva di sensi e tra le braccia del barcaiolo. Seppe che colui il cui volto tanto l'aveva colpito era suo figlio e il cuore gli batté forte nel petto. La ferita di Kamala fu lavata, ma era già nera e il suo corpo gonfio. Le fu data una bevanda medicamentosa. Riprese coscienza. Giaceva sul giaciglio di Siddhartha che un tempo aveva tanto amato. Le sembrò un sogno. Sorridendo fissò il volto del suo amico. Si ricordò del morso. Chiamò ansiosamente il bambino. «È qui, vicino a te, non temere», disse Siddhartha. Kamala lo guardò negli occhi, poi parlò con la lingua pesante, paralizzata dal veleno. «Sei diventato vecchio, amore. I tuoi capelli sono grigi, ma assomigli al giovane Samana che un giorno venne da me nel mio giardino senza vestiti e coi piedi impolverati. Gli assomigli molto più di quando abbandonasti me e Kamaswami. Gli assomigli negli occhi. Ahimè, anch'io sono diventata vecchia. Vecchia. Mi riconosci ancora?» Siddhartha sorrise. «Subito ti riconobbi, Kamala»,
Amore. Kamala indicò il bambino e disse: riconoscesti anche lui, tuo figlio? I suoi occhi si intorbidirono e si chiusero. Il bambino pianse. Siddhartha lo prese sulle ginocchia, lo lasciò piangere. Gli accarezzò i capelli e alla vista di quel volto gli ritornò alla memoria una preghiera braminica che aveva imparato da bambino. E al suono del suo canto il ragazzo si calmò, singhiozzò ancora un poco e poi si addormentò. Siddhartha lo posò sul giaciglio di Vasudeva, che era al focolare e cuoceva il riso. Morirà, disse Siddhartha a voce bassa. Vasudeva annuì. Ancora una volta, però, Kamala si svegliò. La sofferenza le contraeva il volto, l'occhio di Siddhartha leggeva il dolore sulla sua bocca, sulle sue guance impallidite. In silenzio attendeva, immerso nel dolore di lei. Kamala lo sentì. Con lo sguardo cercò i suoi occhi, poi, guardandolo, disse: adesso vedo che anche i tuoi occhi sono cambiati. Del tutto diversi sono divenuti. Da che cosa riconosco ancora che sei Siddhartha? Lo sei e non lo sei. Siddhartha non rispose. In silenzio la fissava negli occhi. Hai raggiunto la tua meta, chiese lei. Hai trovato la pace. Lui sorrise e pose la sua mano su quella di lei. Lo vedo, disse lei, lo vedo. Anch'io troverò pace. Tu l'hai trovata, sussurrò Siddhartha. Kamala, lo sguardo fisso, pensava che aveva voluto andare in pellegrinaggio da Gotama per vedere il volto di un perfetto, per respirare la sua pace, e che invece di quello aveva trovato Siddhartha. E questo era bene, bene come se avesse visto il sublime. Voleva dirglielo, ma la lingua non obbediva più alla sua volontà. Lo guardò in silenzio e lui vide la vita spegnersi nei suoi occhi. Quando venne l'ultimo spasimo, quando l'ultimo brivido scosse le sue membra, lui le chiuse le palpebre con un dito. A lungo rimase a guardare il suo volto addormentato. A lungo contemplò la sua bocca, la sua vecchia, stanca bocca dalle labbra divenute sottili, e ricordò che una volta, nella primavera dei suoi anni, aveva paragonato questa bocca a un fico appena spezzato. A lungo rimase a leggere quel volto pallido. Si riempì della sua vista e al tempo stesso lo vide giovane, con gli occhi splendenti, le labbra rosse e il senso del presente e dell'eternità lo pervase completamente. Più profondamente che mai, sentì in quell'ora l'indistruttibilità di ogni vita, l'eternità di ogni attimo. Siddhartha uscì e sedette tutta la notte fuori dalla capanna, ascoltando il fiume, completamente pervaso da tutte le età della sua vita. Ogni tanto, però, andava alla porta della capanna per sentire se il bambino dormiva. La mattina presto, ancora prima del sorgere del sole, Vasudeva uscì dalla stalla e si avvicinò al suo amico. «Non hai dormito?» gli disse. «No, Vasudeva, sono rimasto qui e ho ascoltato il fiume.» «Hai sofferto, Siddhartha.» «Ma vedo che il tuo cuore non è triste.» «No, caro, perché dovrei essere triste? Io che ero ricco e felice sono diventato ora ancora più ricco e felice. Mi è stato donato mio figlio.» «Sia il benvenuto. Ora però, Siddhartha, mettiamoci al lavoro. Molte cose ci sono da fare. Kamala è morta sullo stesso giaciglio sul quale morì mia moglie. Innalziamo ora il suo rogo sulla stessa collina sulla quale innalzai un giorno il rogo di mia moglie.» E innalzarono il rogo mentre il fanciullo ancora dormiva. Il figlio.
Spaventato e piangente, il ragazzo aveva assistito al funerale della madre. Cupo e irritato aveva ascoltato Siddhartha che lo salutava come figlio e gli dava il benvenuto nella capanna di Vasudeva. Pallido in volto, rimase tutto il giorno sulla collina dei morti. Non volle mangiare, chiuse gli occhi, chiuse il suo cuore, si ribellò e imprecò contro il destino. Siddhartha accettò ogni cosa e lasciò che si sfogasse. Rispettava il suo lutto. Capì che suo figlio non lo conosceva, che non poteva amarlo come un padre. Gradualmente vide e capì anche che quell'undicenne era un ragazzo viziato, cresciuto nell'abitudine della ricchezza, avvezzo a cibi raffinati, a un letto morbido, a comandare servitori. Siddhartha capiva che non poteva improvvisamente e di buon animo adattarsi a un luogo estraneo e alla povertà. Di conseguenza non lo costringeva, faceva ogni lavoro per lui, gli offriva sempre i bocconi migliori, sperava di conquistarlo poco a poco, con affettuosa pazienza. Si era definito ricco e felice quando il ragazzo era venuto da lui. Ma il tempo passava e il ragazzo rimaneva estraneo e cupo. Mostrava un cuore superbo e ostinato, non voleva fare nessun lavoro, non mostrava alcun rispetto per i due vecchi. E così Siddhartha cominciò a capire che con suo figlio non erano venuti a lui gioia e pace, ma preoccupazione e sofferenza. Un giorno, quando il ragazzo aveva di nuovo tormentato suo padre con i suoi capricci, Vasudeva, verso sera, prese da parte il suo amico e gli disse: «Perdonami, ti parlo con cuore amico. Tuo figlio è la causa delle tue pene. Questo uccellino è abituato a un nido ben diverso, ha una vita ben diversa. Non è fuggito dalla città e dalla ricchezza per disgusto e sazietà, come è avvenuto a te, ma ha dovuto lasciare tutto questo contro la sua volontà. Ho interrogato il fiume, amico mio. Molte volte l'ho interrogato. Ma il fiume ride, mi prende in giro me e te, e non si dà pena per questa nostra follia. L'acqua vuole acqua, la gioventù vuole gioventù. Tuo figlio non è nel luogo adatto alla sua crescita». «Ma come posso separarmi da lui?» chiese Siddhartha. «Vedi, io lotto per lui, per conquistarmi il suo cuore. Voglio conquistarlo con l'amore e la pazienza». Il sorriso di Vasudeva si fece più caldo. «Dimmi, mio caro, tu non educhi tuo figlio, non lo batti, non lo punisci?» «No, Vasudeva, non faccio niente di tutto questo. Lo sapevo. Tu non lo educhi, non lo batti, non gli dai ordini, perché sai che ciò che è molle è più forte di ciò che è duro, che l'acqua è più forte della roccia, l'amore è più forte della violenza. Bene, per questo ti lodo, ma non è un errore da parte tua ritenere di non costringerlo, di non punirlo, non lo leghi con le catene del tuo amore, non lo mortifichi ogni giorno con la tua bontà e la tua pazienza. Non lo costringi, lui che è un ragazzo viziato e orgoglioso, a vivere in una capanna con due mangiatori di banane per i quali il riso è una leccornia, il cui vecchio e silenzioso cuore ha un ritmo diverso dal suo. Tutto questo non lo costringe, non lo punisce». Colpito, Siddhartha volse lo sguardo a terra, poi chiese a voce bassa: «Che cosa dovrei fare, secondo te?» «Portalo in città, portalo nella casa di sua madre. Dovrebbero esserci dei servitori, affidalo a loro. E se non ce ne sono più, portalo da un maestro, perché viva con altri ragazzi e ragazze, in quel mondo che è il suo. Non ci hai mai pensato?» «Tu leggi nel mio cuore», disse tristemente Siddhartha. «Ci ho pensato spesso». Vasudeva non gli aveva detto nulla a cui lui stesso non avesse pensato, tuttavia non riusciva a rinunciare a suo figlio. Lasciava che il ragazzo lo comandasse, lo maltrattasse, taceva e attendeva, combatteva ogni giorno la muta battaglia della gentilezza, la guerra silenziosa della pazienza. Sentiva chiaramente che questo amore cieco per suo figlio era una passione molto umana, era samsara, una fonte torbida, un'acqua scura. Sentiva anche però che questa fonte non era priva di valore, anzi era necessaria e veniva dalla profondità del suo essere. Anche questo piacere chiedeva di essere espiato, anche queste sofferenze chiedevano di essere assaporate, anche queste pazzie chiedevano di essere commesse.
Ma venne un giorno in cui il giovane Siddhartha si ribellò apertamente a suo padre. Questi gli aveva dato l'incarico di raccogliere delle fascine e il ragazzo però non volle uscire dalla capanna. Rimase lì, arrabbiato e caparbio, strinse i pugni e urlò in faccia a suo padre tutto il suo odio e il suo disprezzo. «Prenditele tu le tue fascine, io non sono il tuo servo. Lo so che non mi batti perché non osi farlo, lo so che mi vuoi punire e mortificare di continuo con la tua bontà e le tue attenzioni. Tu vuoi che io diventi come te, così pio, così mite, così saggio. Ma ascoltami, io preferisco diventare un ladro e un assassino e andarmene all'inferno piuttosto che diventare come te. Io ti odio, tu non sei mio padre, anche se fossi stato per mille volte l'amante di mia madre». Ira e dolore lo invasero. 100 parole cattive uscirono dalla sua bocca contro suo padre, poi il ragazzo corse via e non rientrò che a tarda sera. Il giorno dopo, però, era sparito. Sparito anche un piccolo cesto in cui i barcaioli tenevano le monetine di rame e d'argento che ricevevano dalle persone che traghettavano al di là del fiume. Sparita era anche la barca. Siddhartha la vide dall'altra sponda del fiume. Il ragazzo era scappato. «Devo seguirlo», disse Siddhartha, che da quando suo figlio, il giorno prima, gli aveva rivolto parole tanto offensive, tremava di dolore. «Un bambino non può andare da solo per il bosco, perirà. Dobbiamo costruire una zattera, Vasudeva, per attraversare il fiume». «Costruiremo una zattera», disse Vasudeva, «per riprendere la nostra barca che il ragazzo ha portato via. Lui, però, dovresti lasciarlo andare, amico mio. Non è più un bambino e se la sa cavare». Siddhartha non rispose. Aveva già in mano la scure e stava cominciando a costruire una zattera e Vasudeva lo aiutò. Poi la misero in acqua e... «Perché hai preso la scure?» chiese Siddhartha. «Può darsi che il remo della nostra barca sia andato perduto». Siddhartha però sapeva quello che pensava il suo amico, pensava che il ragazzo avesse gettato via o rotto il remo per vendicarsi e impedir loro di seguirlo, e in effetti sulla barca non c'era alcun remo. Vasudeva guardò il suo amico con un sorriso, come se volesse dire: «Vedi che cosa vuol dirti tuo figlio, non vedi che non vuole essere seguito?» Non lo disse però con le parole e cominciò subito a costruire un remo nuovo. Siddhartha però lo salutò per cercare il fuggitivo. Vasudeva non glielo impedì. Mentre si affrettava nel bosco, a Siddhartha venne in mente che la sua ricerca era inutile. O il ragazzo era molto avanti a lui e forse già arrivato in città, oppure se era ancora nel bosco si sarebbe nascosto per non farsi trovare. Rallentò il passo pur continuando a camminare, non più per salvarlo, ma forse per il desiderio di vederlo ancora una volta. Arrivò in città e si fermò davanti al bel giardino di delizie che un tempo era appartenuto a Kamala e dove lui l'aveva vista la prima volta sulla portantina. E si rivide lì un samana con la barba lunga, scalzo e impolverato. A lungo indugiò Siddhartha in quel luogo e attraverso la porta aperta del giardino vide monaci in tonaca gialla passeggiare sotto gli alberi. Lunghe ore rimase accoccolato, ascoltando il suo cuore stanco e triste, pronunciando l'om, riempiendosi del suo suono. I monaci che erano in giardino lo videro. Uno di loro andò da lui e gli mise accanto 2 banane. Siddhartha nemmeno se ne accorse. Da questo stato lo destò una mano che toccò la sua spalla e subito riconobbe questo tocco gentile e tornò in sé. Si alzò e salutò Vasudeva che l'aveva seguito. Vide le banane, ne diede una a Vasudeva e mangiò l'altra. Poi, senza parlare, tornò nel bosco con lui e insieme attraversarono il fiume. Nessuno parlò di ciò che era successo quel giorno, nessuno fece più il nome del ragazzo, nessuno parlò della sua fuga. Om. A lungo bruciò la ferita,
Con nostalgia e amarezza Siddhartha pensava a suo figlio, alimentava il suo amore, lasciava che il dolore lo divorasse, commetteva tutte le follie dell'amore. E un giorno in cui la ferita lo bruciava più violentemente, Siddhartha attraversò il fiume per andare in città a cercare suo figlio. Il fiume scorreva tranquillo e lieve, era la stagione asciutta, ma la sua voce risuonava in modo strano. Il fiume rideva chiaramente alle spalle del vecchio barcaiolo. Siddhartha si fermò, si chinò sull'acqua per sentire ancora meglio e nell'acqua che scorreva tranquilla vide riflesso il proprio volto e questo volto riflesso gli ricordava qualcosa che aveva dimenticato. Questo volto somigliava ad un altro che un tempo aveva conosciuto e amato e anche temuto. Somigliava al volto di suo padre, il bramino. E Siddhartha ricordò come tanti anni prima, da ragazzo, avesse costretto suo padre a lasciarlo andare tra i penitenti, come avesse preso congedo da lui, come se ne fosse andato per non tornare mai più. Non aveva forse procurato a suo padre lo stesso dolore che ora lui soffriva a causa di suo figlio? Non era morto suo padre da solo, senza avere rivisto lui, suo figlio? Non doveva anche lui aspettarsi lo stesso destino? Non era una commedia, una cosa strana e sciocca questa ripetizione, questo correre fatalmente in cerchio? Il fiume rideva. Sì, era così. Tutto ciò che non era stato sofferto e risolto fino alla fine ritornava. Sempre si soffrivano le stesse pene. Siddhartha risalì in barca e tornò alla capanna deriso dal fiume, in lotta con se stesso, vicino alla disperazione e tuttavia non meno vicino a ridere sonoramente di se stesso e di tutto il mondo. Ahimè, la ferita non era ancora chiusa e quando fu tornato alla capanna provò il desiderio irresistibile di aprirsi a Vasudeva, di dire tutto a lui che era maestro nell'ascoltare. Vasudeva sedeva nella capanna e intrecciava una cesta. Siddhartha gli sedette accanto e cominciò a parlare lentamente. Gli raccontò ciò di cui non aveva mai parlato, della sua andata in città, della ferita aperta, della sua invidia alla vista di padri felici, della sua consapevolezza della follia di simili desideri contro cui inutilmente lottava. Mentre parlava e parlò a lungo, Siddhartha sentì più forte di quanto avesse mai sentito questa capacità di Vasudeva di ascoltare. Sentì i suoi dolori svanire e la sua segreta speranza volare più alta. Mentre continuava a parlare, confessandosi e confidandosi, Siddhartha sentiva sempre più che chi lo ascoltava non era Vasudeva, non era più un essere umano che costui che immobile ascoltava la sua confessione, era come un albero sotto la pioggia, era il fiume stesso, era Dio, l'Eterno. E mentre Siddhartha smetteva di pensare a se stesso e alla sua ferita, questa scoperta dell'essenza trasformata di Vasudeva si impadroniva di lui. E quanto più se ne rendeva conto e se ne faceva compenetrare, tanto più diventava meravigliosa. Forse Vasudeva era stato così da sempre, ma lui non se n'era reso conto prima. Quando ebbe finito di parlare, Vasudeva lo guardò con i suoi occhi cordiali, un po' indeboliti per l'età. In silenzio lo avvolse in un'atmosfera di amore e serenità, comprensione e sapere. Prese Siddhartha per mano, lo condusse al sedile sulla riva, si sedette con lui, sorrise al fiume. «Tu l'hai sentito ridere», disse, «ma non hai sentito tutto. Ascoltiamo, sentirai di più». Ascoltarono. Lieve risuonava il canto del fiume dalle molte voci. Siddhartha guardò nell'acqua e nella corrente gli apparvero delle immagini. Gli apparve suo padre, addolorato per il figlio. Lui stesso apparve solo, pieno di nostalgia per il figlio lontano. Gli
e apparve suo figlio, solo anch'egli, tutto preso dai suoi giovani ardenti desideri, ognuno posseduto dal suo scopo, ognuno in preda alla sofferenza. «Senti?» chiese Vasudeva col suo sguardo silenzioso. Siddhartha annuì. «Ascolta meglio!» sussurrò Vasudeva. E Siddhartha si sforzò di ascoltare meglio. L'immagine del padre, di se stesso, l'immagine del figlio, fluirono una nell'altra. Apparve anche l'immagine di Kamala e quella di Govinda e altre immagini insieme divennero fiume e come fiume tesero alla meta, nostalgiche, desiderose, sofferenti, e la voce del fiume risuonò piena di nostalgia, piena di bruciante dolore, piena di insaziabile desiderio. Il fiume tendeva alla meta. Siddhartha lo vedeva affrettarsi, quel fiume fatto di lui stesso e dei suoi e di tutti gli uomini che aveva conosciuto. Tutte le onde e l'acqua si affrettavano verso le loro mete, tante mete, verso la cascata, il lago, i torrenti, il mare, e tutti gli scopi venivano raggiunti e ad ognuno ne seguiva uno nuovo. E l'acqua diveniva vapore, saliva al cielo, diventava pioggia e precipitava giù dal cielo, diventava fonte, diventava poi ruscello, quindi fiume, e di nuovo tendeva alla meta, di nuovo scorreva. La voce nostalgica però era cambiata, ancora risuonava dolorosa e affannata, ma altre voci si univano ad essa, voci di gioia e di dolore, voci buone e cattive, ridenti e piangenti, 100.000 voci. Siddhartha ascoltava. Aveva spesso ascoltato le 1.000 voci del fiume, ma oggi esse avevano un suono nuovo. Ora non riusciva più a distinguere quelle liete da quelle dolorose, quelle infantili e quelle virili. Adesso erano una sola cosa: risa, pianto, grida di rabbia e lamenti dei morenti. Tutto era una sola cosa. Tutto era collegato, intrecciato. E se Siddhartha ascoltava attentamente questo fiume, questo canto fatto di 1.000 voci, allora si accorgeva che il grande canto delle 1.000 voci altro non era che un'unica parola, una sola sillaba, l'Om, la perfezione. «Odi?» chiese di nuovo allo sguardo di Vasudeva. Radioso splendeva il suo sorriso quando guardò l'amico, e sul volto di Siddhartha risplendette radioso lo stesso sorriso. La ferita si era chiusa, il dolore taceva, il suo io si fondeva con l'uno. In quel momento Siddhartha cessò di lottare col destino, cessò di soffrire. Quando Vasudeva si alzò dal sedile sulla riva del fiume, quando guardò Siddhartha negli occhi e vide splendere in essi la serenità della conoscenza, toccò lievemente la sua spalla con la mano alla sua maniera, delicata e attenta, e disse: «Ho atteso quest'ora, mio caro. Adesso è venuta. Lasciami andare. A lungo sono stato il barcaiolo Vasudeva. Adesso basta. Addio capanna, addio fiume, addio Siddhartha». Siddhartha si inchinò profondamente davanti all'amico che prendeva congedo. «L'ho sempre saputo», disse piano. «Andrai nella foresta?» «Vado nella foresta, vado nell'unità», disse Vasudeva radioso. E così si allontanò, mentre Siddhartha lo seguì a lungo con lo sguardo. Con profonda gioia, con profondo rispetto, seguì i suoi passi pieni di pace. Vide allontanarsi la sua testa piena di splendore e la sua figura piena di luce. Govinda. Con altri monaci si trovava una volta Govinda nel giardino di delizie che la cortigiana Kamala aveva donato ai discepoli di Gotama.
Udì parlare di un vecchio barcaiolo che abitava sul fiume a una giornata di cammino e che da molti era ritenuto un saggio. Quando riprese il suo cammino, scelse la via che portava al traghetto, desideroso di incontrare quest'uomo. Infatti, nel suo cuore non si era ancora spenta l'irrequietezza della ricerca. Arrivò al fiume, chiese al vecchio di essere traghettato dall'altra parte e quando scesero dalla barca, disse al barcaiolo: «Hai dimostrato molta bontà per noi monaci e pellegrini. Molti di noi hai traghettato. Sei forse anche tu uno che cerca la retta via?» Parlò Siddhartha con occhi sorridenti. «Sei ancora uno che cerca, o venerabile, benché tu sia avanti negli anni e porti l'abito dei monaci». «Sono vecchio, è vero», disse Govinda, «ma non ho smesso di cercare, mai smetterò di farlo. Questo sembra essere il mio destino. Anche tu, così mi pare, hai cercato. Vuoi dirmi una parola, o venerabile?» Quando qualcuno cerca, accade facilmente che il suo occhio veda soltanto la cosa che cerca e che non riesca a far penetrare in sé null'altro, perché ha uno scopo da cui è posseduto. Cercare significa avere uno scopo. Trovare però significa essere libero, restare aperto, non avere uno scopo. Tu, degnissimo, forse sei realmente alla ricerca, ma non vedi cose che stanno davanti ai tuoi occhi. «Non capisco bene», pregò Govinda, «che cosa intendi?» E Siddhartha parlò. «Un tempo, o venerabile, molti anni fa, tu fosti già presso questo fiume e trovasti un uomo che dormiva e ti sedesti accanto a lui per proteggere il suo sonno. Però, o Govinda, non riconoscesti il dormiente». Con stupore il monaco guardò negli occhi il barcaiolo. «Tu sei Siddhartha?» chiese timidamente. «Neppure questa volta ti avrei riconosciuto. Cordialmente ti saluto, o Siddhartha. Di cuore mi rallegro di rivederti. Sei molto cambiato, amico mio. E così sei diventato un barcaiolo?» Siddhartha rise allegramente. «Un barcaiolo, sì. Certuni, Govinda, devono cambiare molte volte, devono indossare vesti di ogni tipo, e uno di questi sono io. Sii il benvenuto e resta questa notte nella mia capanna». Govinda rimase quella notte nella capanna e dormì sul giaciglio che era stato di Vasudeva. Molte domande rivolse all'amico della sua gioventù, molte cose della sua vita dovette raccontargli Siddhartha. La mattina dopo, al momento di rimettersi in cammino, Govinda, non senza esitazione, disse queste parole: «Prima che prosegua la mia strada, permettimi, Siddhartha, una domanda. Hai una dottrina? Hai una fede o una conoscenza che ti aiuta a vivere e a bene agire?» Siddhartha parlò: «Tu sai, caro, che già in gioventù, quando vivevamo tra gli asceti nella foresta, giunsi a diffidare delle dottrine e dei maestri e voltai loro le spalle. Lì sono rimasto. Tuttavia, da allora ho avuto molti maestri. Una bella cortigiana è stata a lungo la mia maestra e un ricco commerciante è stato il mio maestro e anche alcuni giocatori di dadi. Una volta è stato mio maestro anche un discepolo del Buddha. Interrompendo il suo pellegrinaggio, sedette presso di me, che mi ero addormentato nel bosco. Soprattutto, però, ho imparato da questo fiume e dal mio predecessore, il barcaiolo Vasudeva. Era un uomo semplice, non era un pensatore, ma sapeva ciò che è necessario sapere, tanto bene quanto Gotama. Era un perfetto, un santo». Govinda disse: «Ancora, o Siddhartha, tu ami lo scherzo, a quanto sembra. Io ti credo e so che tu non hai seguito un maestro, ma non hai trovato, se non una dottrina, quantomeno certi pensieri, certe conoscenze che hai accettato e che ti aiutano a vivere. Se volessi dirmene qualcosa, rallegreresti il mio cuore», disse Siddhartha. «Ho avuto dei pensieri, certamente,
e conoscenze anche. A volte per un'ora o un giorno ho sentito in me il sapere. Sarebbe per me però difficile comunicartela. Vedi, mio Govinda, la conoscenza si può comunicare, la saggezza no. La si può trovare, la si può vivere, si possono fare miracoli con essa, ma dirla e insegnarla non si può. Questo è ciò che già da ragazzo avevo intuito e che mi ha allontanato dai maestri. Ho trovato un pensiero, Govinda, che tu prenderai di nuovo per uno scherzo o per una follia, ma che è il mio pensiero migliore. Eccolo. Di ogni verità è altrettanto vero il contrario. Cioè, una verità può essere enunciata ed espressa solo se è unilaterale. Unilaterale è tutto ciò che può essere espresso in pensieri e detto con parole. Unilaterale è quindi dimezzato, privo della totalità, della rotondità, dell'unità. Quando il sublime Gotama parlava del mondo, doveva dividerlo in samsara e nirvana, in illusione e verità, dolore e redenzione. Non si può fare diversamente, non esiste altra via per chi vuole insegnare. Il mondo, però, ciò che esiste intorno a noi, non è mai unilaterale. Mai un essere umano o un'azione è interamente samsara o interamente nirvana. Mai un uomo è interamente santo o interamente peccatore. Sembra così perché siamo soggetti all'illusione che il tempo sia qualcosa di reale. Il tempo non esiste veramente, o Govinda. E se il tempo non è reale, allora la distanza che sembra esistere tra il mondo e l'eternità, tra dolore e beatitudine, tra male e bene, è anch'essa un'illusione. Ma come? Chiese Govinda ansiosamente. Ascolta bene, amico caro. Il peccatore che io sono e che tu sei è certamente peccatore, ma un giorno sarà di nuovo Brahma. Raggiungerà un giorno il Nirvana, sarà Buddha. E ora vedi, questo un giorno è illusione, è soltanto un simbolo. Il peccatore non è in cammino per diventare Buddha. Non sta vivendo un processo di evoluzione, sebbene la nostra mente non possa immaginare le cose altro che così. No, nel peccatore, qui e oggi, è già il futuro Buddha. Il suo futuro è già qui, in lui, in te. In ognuno devi onorare il possibile, il futuro, il segreto Buddha. Il mondo, caro Govinda, non è imperfetto. Non è su una lunga via di perfezionamento. No, è perfetto in ogni istante. Ogni peccato reca già in sé la grazia. Ogni bambino ha già in sé il vecchio. Ogni neonato la morte. Ogni morente la vita eterna. Nel mio corpo e nella mia anima ho appreso che avevo molto bisogno del peccato, del piacere, dell'aspirazione al possesso, della vanità, della più profonda disperazione, per poter imparare a rinunciare, per imparare ad amare il mondo. Questi, Govinda, sono alcuni dei pensieri che mi sono venuti in mente. Siddhartha si chinò, raccolse una pietra e la soppesò con la mano. Questa, disse, è una pietra e forse un giorno diventerà terra e poi pianta o animale o uomo. Prima avrei detto, questa pietra è soltanto una pietra, non ha alcun valore, appartiene al mondo di Maya. Ma poiché nella ruota delle trasformazioni può anche diventare uomo e spirito, le presto attenzione e la rispetto. Forse così avrei pensato. Oggi però penso, questa pietra, ma è anche animale, è anche Dio, è anche Buddha. Io la onoro e l'amo non perché un giorno possa diventare questo e quello, ma perché è e da sempre è stata tutto. E appunto per questo l'amo e vedo un valore in ogni suo aspetto. Govinda ascoltava in silenzio. «Perché mi hai parlato della pietra?» chiese. «L'ho fatto senza intenzione. O forse perché io amo la pietra
e il fiume e tutte queste cose che vediamo e dalle quali possiamo imparare. Queste sono cose e le cose si possono amare. Per questo le dottrine non sono per me. Esse non sono né dure né molli, non hanno colori, non hanno odore, non hanno gusto, non hanno altro che parole. Forse è questo che ti impedisce di trovare pace, forse sono troppe le parole. Anche redenzione e virtù, anche samsara e nirvana sono soltanto parole, Govinda. Non esiste nulla che sia nirvana, esiste solo la parola nirvana. Disse Govinda, no, non è una parola soltanto, è il nirvana, amico mio, è un pensiero. Siddhartha continuò, detto francamente non tengo gran conto dei pensieri, apprezzo di più le cose. Qui, su questa barca, per esempio, c'era un uomo, mio predecessore e maestro, un santo, che per molti anni ha creduto semplicemente nel fiume, a null'altro. Aveva notato che la voce del fiume gli parlava, da questa imparava, essa lo educava e istruiva. Il fiume gli appariva come un dio. Quando questo santo se ne andò nella foresta, sapeva tutto meglio di te e di me, senza maestri, senza libri, soltanto perché aveva creduto nel fiume. Govinda disse, «Ma tutte queste che tu chiami cose sono qualcosa di vero, di essenziale. Non sono un inganno di Maya, non sono soltanto immagine, apparenza, la tua pietra, il tuo albero e il tuo fiume. Sono realtà?» Disse Siddhartha, «Se le cose sono soltanto apparenza, allora anch'io sono apparenza e quindi esse sono miei simili. Per questo posso amarle. Ed ecco una dottrina della quale riderai. L'amore, o Govinda, mi sembra essere la cosa principale. Comprendere il mondo, spiegarlo, disprezzarlo può essere cosa per grandi pensatori. A me però importa soltanto poter amare il mondo, non disprezzarlo, non odiare lui e me, poter guardare a lui, a me e a tutti gli esseri con amore e ammirazione e rispetto. Questo lo capisco. Disse Govinda, ma proprio in questo il sublime ha riconosciuto l'inganno. Egli prescrisse benevolenza al riguardo, compassione, indulgenza, ma non amore. Ci proibì di legare il nostro cuore all'amore per le cose terrene. Lo so, disse Siddhartha, e il suo sorriso risplendette ancor più radioso. Lo so, Govinda. Non posso negare che le mie parole sull'amore siano in contrasto, in apparente contrasto, con le parole di Gotama. Io so di essere d'accordo con Gotama. Come poteva non conoscere l'amore lui che ha conosciuto l'uomo nella sua caducità, nella sua piccolezza e tuttavia l'ha amato tanto da dedicare una vita lunga e faticosa ad aiutarlo, ad ammaestrarlo? Anche in lui, nel tuo grande maestro, mi sono più care le cose delle parole, il suo agire e la sua vita più dei suoi discorsi, il gesto della sua mano più delle sue opinioni. Non nelle parole, non nel pensiero io vedo la sua grandezza, ma nell'agire, nella sua vita. A lungo i due vecchi tacquero. Poi, inchinandosi per prendere congedo, Govinda disse: «Ti ringrazio, Siddhartha, di avermi rivelato qualcosa dei tuoi pensieri. Sono in parte pensieri insoliti, non tutto mi è riuscito subito chiaro. Comunque sia, ti ringrazio e ti auguro giorni sereni». Però tra sé pensava: «Questo Siddhartha è un uomo stupefacente, stupefacenti sono i suoi pensieri. Folle però sembra la sua dottrina. Ma mai, da quando il sublime Gotama entrò nel Nirvana, ho incontrato un uomo del quale sentissi chiaramente: questo è un santo. Soltanto lui, questo Siddhartha, mi è apparso così». Pensava in cuor suo queste cose, Govinda, e in un impulso d'amore si inchinò ancora una volta a Siddhartha, che sedeva tranquillo. «Siddhartha», disse, «siamo diventati vecchi.
Difficilmente ci rivedremo in forma umana. Io vedo, caro, che tu hai trovato la pace. Io riconosco di non averla trovata. Dimmi ancora una parola, venerabile amico. Dimmi ancora qualcosa che io possa comprendere. Dimmi qualcosa che mi sia di aiuto sul mio cammino. È spesso difficile il mio cammino, spesso oscuro, o Siddhartha. Siddhartha tacque e lo guardò negli occhi nei quali lesse dolore, eterna ricerca e eterno non trovare. «Chinati verso di me», sussurrò piano nell'orecchio di Govinda. «Chinati così, più vicino. Baciami sulla fronte». Mentre Govinda, con stupore ma anche con grande amore, si chinava verso di lui e sfiorava la sua fronte con le labbra, avvenne qualcosa di meraviglioso. Govinda non vide più il volto del suo amico Siddhartha, ma altri volti, tanti, un fiume di volti, centinaia, migliaia, che andavano e venivano, e tuttavia erano tutti insieme una cosa sola, e continuamente si trasformavano e si rinnovavano, e ciò nonostante erano sempre Siddhartha. Vide il volto di un neonato, rosso, rugoso, piangente, poi quello di un assassino. Vide corpi di uomini e donne, nudi, intenti a fare l'amore. Vide cadaveri distesi, freddi, vuoti, immobili. Vide teste di animali, coccodrilli, elefanti, tori, uccelli. Vide dei, vide Krishna. Vide tutte queste figure, questi volti, mille reciproci rapporti. Li vide odiarsi e amarsi, aiutarsi, poi annientarsi e rinascere. E sopra tutti c'era sempre qualcosa di sottile, trasparente, come un vetro leggero o ghiaccio, come una maschera d'acqua. E questa maschera sorrideva, e questa maschera era il volto sorridente di Siddhartha, che lui, Govinda, proprio in quel momento sfiorava con le labbra. E questo sorriso della maschera, questo sorriso della contemporaneità al di sopra delle mille rinascite e morti, questo sorriso di Siddhartha era esattamente lo stesso, silenzioso, impenetrabile, saggio, forse bonario, forse ironico sorriso di Gotama, il Buddha, che lui stesso aveva guardato 100 volte con venerazione. Così, Govinda lo sapeva, sorridono i perfetti. E senza più sapere se il tempo esisteva o se la sua visione fosse durata un secondo o 100 anni, Govinda rimase ancora un istante chino sul volto silenzioso di Siddhartha, che aveva appena baciato e che era stato teatro di tutte quelle immagini, di tutto quel divenire, di tutto quell'essere. Sorrideva tranquillo, sorrideva dolcemente, forse molto bonario, forse ironico, proprio come aveva sorriso il sublime. Profondamente si inchinò Govinda. Sul suo vecchio volto scorrevano lacrime di cui nulla sapeva, come un fuoco bruciava nel suo cuore un sentimento di profondissimo amore, di umile venerazione. Profondamente si inchinò fino a terra, davanti all'amico che sedeva immobile e il cui sorriso gli ricordava tutto ciò che nella vita aveva amato, tutto ciò che nella sua vita era stato per lui prezioso e sacro.